così recuperiamo, perché benissimo. Allora, oggi mi è stato chiesto e ho accettato volentieri l'invito, sebbene il momento personale e professionale sia un po' complesso, di portarvi un po' lo stato dell'orientamento nel nostro paese. E io quindi ho aderito a questo invito, però vi vorrei fare anche qualcosina, quindi partendo anche da diciamo una vostra esigenza. E io mi occupo di orientamento da 30 anni, e mi chiamo Anna Grimaldi, sono dirigente di ricerca in un ente pubblico di ricerca. Sono diciamo un'esperta di orientamento e ho scritto moltissime cose sull'orientamento. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato un lavoro di invece proprio descrizione dello stato dell'orientamento nel nostro paese, e quindi per 3 anni io sono stata impegnata in questo progetto, che ha portato alla realizzazione di un rapporto annuale sullo stato dell'orientamento nel nostro paese. Quindi un'analisi censuaria dell'offerta di orientamento e un'analisi della domanda, ovviamente a campione, perché insomma comunque un campione significativo, 8.000 soggetti. Questo è stato un lavoro molto importante per il quadro e lo scenario politico, perché è stato presentato naturalmente ai ministeri, ai ministri, e quindi ha portato ha avuto delle conseguenze, spero buone. Mi addentrerò dopo, se abbiamo tempo, nella descrizione di alcuni pezzi di questo rapporto. Dovendo fare una scelta, ovviamente, io con voi qui e avendo poche ore a disposizione, perché comunque seppure avessimo iniziato in anticipo alle 3 puntuali, comunque sono alle 2 puntuali, sono 4 ore, ma la pausa eccetera, più o meno poi siamo là. E quindi ho deciso invece di prima di tutto portarvi uno strumento e fare con voi una presentazione, e questo mi serve per 2 motivi. Innanzitutto per conoscerci, perché è sempre molto importante conoscerci prima di iniziare un qualsiasi percorso, e probabilmente l'avete già fatto stamattina col professor Tanucci, non l'avete fatto, allora e comunque mi serve per questo. Anche perché io non so, probabilmente se ci saranno altre occasioni, per cui mi piace comunque creare una relazione professionale con voi, perché so che tra l'altro siete, e vi vedo, siete tutti adulti, non come me, per carità, però comunque siete adulti, e quindi probabilmente quello che vi aspettate è una cosa più professionalizzante che non tante... esatto. E quindi questa, nel fare questa presentazione, io vi volevo anche mostrare uno strumento che secondo me è molto utile per il mestiere che vi avviate o che già fate. E dopodiché, dopo questo momento di presentazione, invece io comincerò proprio, vi voglio dare la definizione di orientamento. Quindi la definizione, quella che è oggi accettata, sancita a livello proprio politico, e quindi raccontarvi come si è arrivato a questa definizione e quali sono gli assiomi culturali che sono dietro quella definizione. Questo, diciamo, più o meno sarà l'argomento di oggi, perché ho portato una marea di slide, perché poi mi piacerebbe parlare con voi anche delle funzioni dell'orientamento, mi piacerebbe parlare con voi di tutta una serie di cose, perché nel mio percorso professionale in ISPOL noi abbiamo messo a punto un bilancio di competenza che è Bidicomp italiano, che abbiamo sperimentato in molti centri per il lavoro, e anche Bari ha partecipato a questa sperimentazione,
con un centro che si chiama con una allora ragazza, insomma, una giovane donna molto, molto brava, in forma. Esatto. Abbiamo fatto tutta una serie di cose, ma poi magari valuteremo se è il caso di. Per oggi è inutile affollare di contenuti, io avevo più o meno scelto di fare queste cose che mi sembrano fondamentali in questo momento storico, perché in Italia effettivamente stiamo voltando pagina nell'orientamento. Siamo così, io spero che la voltiamo del tutto. Ma partiamo quindi con la presentazione. Io vi mostro uno strumento, poi dopo la presentazione dedichiamo un quarto d'ora alla descrizione di questo strumento, che vorrei fare però sulla base delle vostre domande, cioè quello che vi interessa sapere. Ecco, è utile perché appunto conoscete anche una cosa pratica e poiché mi piace sempre abbinare la teoria con un aspetto poi professionalizzante, ne parlavamo a tavola, motivo per cui secondo me non funzionano le università italiane, e poi si fanno le indagini e noi risultiamo all'ultimo posto come nelle competenze, cerco sempre di abbinare, anche se con poche ore, ma di abbinare diciamo questi due aspetti. Questo è un set di fotografie, è uno strumento nostro, ISFOL, quindi è uno strumento che abbiamo fatto noi. Io vi chiedo di scegliere una foto, non è uno strumento proiettivo, quindi è uno strumento apercettivo. Vi chiedo di prendere una foto e di farmi una breve descrizione di voi, breve, proprio brevissima, partendo da quella che è la vostra esperienza professionale, quindi che cosa fate, perché siete qui. Se vi va, naturalmente potete aggiungere anche qualcosa di personale, ma una cosa molto breve. Mi interessa in particolare, ecco, che cosa fate, qual è il momento della vostra vita professionale e perché siete qui. Naturalmente, perché io sono convinta che la vita professionale non è distinta da quella personale e che bisogna smettere di fare queste dicotomie. Lo vedremo anche poi nella definizione di orientamento, dico sempre, se c'è una cosa anche di personale, ovviamente potete dire quello che volete. Io per darvi appunto un là e diciamo inizio io e scelgo questa foto. E appunto, vi dicevo prima, è uno strumento percettivo e questo si nota anche nella scelta. Per esempio, io questa foto non l'avevo, l'ho fatta infinite volte questa esercitazione, ma questa foto non l'avevo mai scelta. E invece in questo momento io non mi ripresento dal punto di vista di quello che faccio perché ve l'ho detto già prima. In questo momento io vedo che proprio io mi trovo in questo stato proprio di grossa, come dire, turbolenza. E questo sia perché professionalmente, devo dire, è un momento molto turbolento in cui il nuovo assetto politico, che ancora non è ben definito, ci pone tutta una serie di problematiche all'interno proprio dell'istituto, per cui io mi trovo a lavorare dalla mattina alla sera. E continuamente mi vengono dati incarichi, però incarichi di lavoro, no? Compiti, no? Incarichi, compiti da fare. Adesso l'ultimo per il 5 bisogna organizzare un convegno, 5 di novembre, quindi vabbè. Però di fatto in una turbolenza organizzativa, perché non c'è un ruolo chiaro, quindi non si capisce appieno il perché. Eppure essendo una grande lavoratrice, peraltro per questo poi mi chiamano, ho questa, non so se è una capacità o anche su aspetti negativi, perché anche qui ogni cosa ha degli aspetti positivi e negativi, di risolvere i problemi e di essere molto, molto attiva, per cui c'è da fare una cosa, si fa, i problemi sono questi e si risolvono, non perdo molto tempo a ma se, però, eccetera. Devo dire che mi sta creando dei problemi ora, perché poi ovviamente uno va avanti con l'età e insomma mi sta veramente creando dei problemi perché sono 2 anni che
che sto in questa situazione e quindi al mio interno la pancia si sta un po' muovendo troppo. E poiché poi la vita appunto comprende sempre la parte lavoro, ma c'è anche, quantomeno ce ne sono due, ma molte di più, devo dire che anche dal punto di vista personale sto passando proprio un momento di grossa turbolenza, perché io ho due figli che sono tutte e due in età, un'età difficile, perché ho il grande che ha 28 anni e ha compiuto adesso 28 anni e la ragazza che ne sta per compiere 23, e che si creano molti problemi rispetto al loro futuro. E quindi chiaramente sono in una fase molto delicata della loro esistenza, e per di più purtroppo è successo che il ragazzo più grande ha anche avuto un serio problema di salute. Io sono qui veramente, fino all'ultimo non sapevo se potevo arrivare, che mi preoccupa molto, ma su questo non voglio entrare perché preferisco non entrare e spero solo che tutto si risolva. E quindi, sebbene io sia un ottimista per natura e in genere scelgo sempre foto che sono più tranquille, questa volta questa foto qui è stata la prima che la foto l'ho usata come in realtà un pretesto per poter poi raccontarvi qualcosa, non solo di professionale, ma in maniera di Stanna Grimaldi, dirigente di ricerca che viene dall'ISFOL, ma chissà, no, questo, ci abbiamo pure noi le nostre ambivalenze, contraddizioni, sentimenti, emozioni, tutte variabili che entrano nell'orientamento. Non le ho dette a caso. Prego, a voi. Scegliete anche voi una foto e uno per uno a turno mi dite qualcosa di voi. Sono tante le foto, quindi naturalmente, poiché abbiamo poco tempo, scegliete in parallelo le foto, non aspettiamo, anche se chiaramente dovrete fare una scelta con meno. Eh sì, vabbè, ma sono 50 foto, quindi non c'è problema. Che voi avete già visto questo strumento? Non lo so, si viene un'altra foto da lì. Mi ricordava la foto. Avete preso tutti? Bene. Da dove partiamo? A caso. A caso. Via. Chi vuole? Io sono il primo caso. Primo caso. Allora, ciao a tutti, sono Monica Nino, sono una psicologa del lavoro in fase di ridefinizione professionale, come dicevo questa mattina al professor Tannucci, anche alla professoressa Monica. Ho scelto questa foto perché in realtà è una personalità molto camaleontica, nel senso che mi piace un po' adattarmi, a parte mi piacciono molto i colori, quindi gli aspetti visivi colpiscono subito la mia attenzione. E credo che in questo periodo della mia vita sia importante adattarsi e assumere ancora di più questa caratteristica di flessibilità e adattabilità al contesto. Che dire? Che comunque non è facile nel nostro paese, diciamo, soprattutto qui al Sud, riuscire a spendere una professionalità come la mia, tanto che sono anche in fase di valutazione di andare anche via. Sono quindi ancora nella definizione di un colore che mi possa caratterizzare e definire al meglio. Ecco perché ho scelto, diciamo, questa carta, anche perché comunque, ripeto, gli aspetti visivi colpiscono subito la mia. Sono qui, diciamo, per comprendere di più che cosa vuol dire orientare, perché forse ne ha avverto io il bisogno in questa fase, e quindi sono qui per capire
per capire che cos'è l'orientamento, ma allo stesso tempo anche per orientarti. Bene, perfetto. Monica, hai detto? Monica, ti sei laureata qui? Sì. A Bari? Sono laureata qui, mi sono abilitata anche qui mentre studiavo, frequentato un master a Milano con i bandi che sono stati finanziati dalla regione nel 2016. Il master, quale master? Master IPSOA in gestione di risorse umane. A Cassago, poi non so se ho fatto e lavori? Non lavori sono ancora. In realtà qui ho lavorato per inizialmente facendo qualcosa che non riguardava per niente il mio profilo, come consulente assicurativo. Dopodiché ho iniziato un'esperienza come responsabile nell'amministrazione di un call center, mi occupavo di selezione, formazione e poi ho fatto la responsabile recruiting per un'agenzia di assicurazione. Le esperienze sono terminate a febbraio di quest'anno. E ora. Un'ultima cosa, quanti anni hai? 33. Perfetto, grazie mille Monica. Allora io sono Antonio. Antonio. 24 anni. Giovanissimo. Sono uno psicologo del lavoro e delle organizzazioni specializzato in psicologia della comunicazione e del marketing all'Università Sapienza di Roma. Con chi ti sei laureato? A Roma, con Lucia Mannetti. Bellissima esperienza. Niente, sto collaborando adesso con una cooperativa di servizi che fa prevalentemente formazione. Il professor Tanucci conosce benissimo Lucia Mannetti, loro lavoravano insieme. Io ho fatto la triennale con Tanucci. Quando mi sono presentato il primo giorno che c'era Lucia Mannetti, ho detto che l'ho fatta con Tanucci, quindi ho scoppiato la morda. Si conoscevano abbastanza, in effetti. E allora eravamo più o meno tutti. Sì, io ero un pochino più giovane, ero studentessa e loro muovevano i primi passi, però. E quindi niente, adesso dicevo, collaboro con questa cooperativa di servizi che fa formazione e orientamento, quindi frequentare questo corso anche per diciamo, entrare un po' più nello specifico, dal momento che vado a fare formazione vorrei essere. Certo, l'insegnatura ce l'ho perché gli studi universitari me l'hanno consentito, ma sicuramente scendere un po' più nel dettaglio non fa male. La scelta della fotografia in realtà è, per, non lo so, per, mi piace lo stile così un po' country inglese, no, mi piace l'Inghilterra, quindi queste, se un giorno costruirò una casa farò con questo stile country inglese. Sì, si vede. E poi ho visto, ma l'ho scoperto dopo, ci sono tre manichini donne nelle finestre. Non fa male. Quello non fa male. E quindi tu neanche lavori comunque. Tu sei appena ritornato qui a Bari perché sei stato a Roma, no? Esatto, non mi sono mai trasferito definitivamente, ho fatto un po', fatto un po' su e giù, ma non lavori. Collabora. Non ho uno stipendio fisso. Questo no, vabbè, quello. Bene, grazie Antonio. Grazie a lei. Io sono Francesco. Sono un operatore in uno sportello Sol qui a Bari, lo faccio da un po' di tempo. Uno sportello Sol? Servizio orienta lavoro della CGL. Della CGL. E, perché sono qua? Che quello che io sono quasi stato lanciato in questa in questo lavoro e con la passione che ho verso, verso gli altri, verso i lavoratori in difficoltà, essendo appunto una professione sindacalista quella. E in più ho scelto di fare questo corso per acquisire quelle nozioni teoriche che mi mancano. Io ho scelto questa foto perché è una persona che sta seguendo un percorso e che credo superi un ostacolo, che alla fine è una bici. Mi sento un po' io quella persona e un po' sono io che aiuto le persone che vengono da me, per questo ho scelto questa. Grazie Francesco, tu che formazione hai? Io ho scienze politiche. Scienze politiche. E quanti anni hai tu? 32. Grazie. Io sono Ezio, ho 25 anni e sono in fase di abilitazione, a novembre, mese prossimo salgo su a Padova per l'esame di Stato. A Padova? Sì. Psicologia del lavoro a Padova. Tu l'hai fatta là? Sì. E sono tornata l'anno scorso, ho fatto qua l'anno di tirocinio. Ho
l'entusiasmo di smuovere qualcosa in Puglia. Ho fatto 6 mesi con Nadia e quando sono arrivata mi ricordo, lei ha detto sì, vede che si è appena laureata, perché l'entusiasmo era proprio voglia, ora la Puglia la riformuliamo, la riformiamo con orientamento, selezione, formazione, poi effettivamente ti rendi conto che c'è tanto da fare, però a 25 anni ecco, c'è ancora quell'entusiasmo, quella voglia di fare e sicuramente io non vorrei spostarmi, perché penso davvero che se tutti quanti andiamo su, io sono andata su perché quando mi sono iscritta io psicologia del lavoro qua non c'era già più, stavano facendo la magistrale, era già in clinica e quindi ho detto vado a Padova, anche perché gli incentivi ci sono e sono anche abbastanza soddisfacenti, parlo di borse di studio, qua non ci sono. Però ecco, voglio dare il mio contributo per quello che è possibile a questa terra. Ho scelto questa foto perché innanzitutto è una bici e quindi indica il movimento e io sono in fase di movimento, devo muovermi altrimenti non vado da nessuna parte. Poi mi sembrava tanto quando andavo in mensa sul lungaggine del Piove, quando parcheggiavo la bici ed entravo, quindi l'ho scelta proprio perché ho tante di queste foto mie e quindi mi è sembrata appunto di avere una mia foto tra le mani. Mi sa che è stata fatta proprio a Padova quella foto. No, mi sembra una strada cioccolata del lungaggine del Piove. Sì, infatti. Ecco perché. Perfetto. Grazie. Mi ripete il nome tuo? Ezio. Io me li devo ricordare. Non sono brava, la prossima se ci sarà mettiamo un badge con il nome. Chi vuole intervenire? Allora, io mi chiamo Maria Intini, Ti chiami Valentina? Allora, io mi sono laureata, è un anno circa che mi sono laureata alla facoltà di scienze politiche con una tesi di diritto del lavoro molto bella, mi sono impegnata, ho messo tutto il mio tempo, la mia passione, mi sono dedicata fino all'estremo sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come azione positiva per le pari opportunità di cui mi ha dato l'occasione, diciamo l'opportunità proprio di fare questa tesi, di sostenere questa tesi il professor Davaro che è qui per scienze politiche. Effettivamente mi sono laureata un po' tardi, però nel mio percorso di studi ho inserito il fatto di essere moglie, madre e anche figlia, perché ho anche dei genitori prossimi a vecchiaia e quindi hanno una certa età già, quindi devo anche occuparmi di loro perché hanno i loro acciacchi. Ho un'altra sorella che però è sua lingua, quindi diciamo come si sono sollevati. Però ho visto sempre in questo percorso di studi davanti a me sempre come delle grandi prospettive, delle grandi cose, avevo sempre fiducia nel futuro, nel prossimo, andavo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso dagli altri. Sperando che magari un domani, quando poi mi sarei laureata, avrei avuto un'opportunità di lavoro, un'occasione, mentre oggi diciamo che quello che abbiamo a disponibile non sono queste. Però ciò non toglie che ci metto tutto il mio impegno, perché effettivamente come stamattina anche in mattinata il professor Tanucci, esatto, ha detto che non devono essere gli altri a dirci quello che dobbiamo fare o quello che possiamo fare, ma è una cosa che deve uscire dal nostro interno, quindi dobbiamo sviluppare noi quello che ci piace fare. Infatti, nonostante questo, io sto coltivando anche un periodo di volontariato, sto facendo docenza presso l'Università della Terza Età e nel mio paese ora sono stata convocata anche per Turi, io sono di Molendari, qui vicino. E quindi anche per Turi. E comunque ieri ho ricevuto la telefonata dalla Presidente che mi ha detto che i partecipanti all'Università della Terza Età non aspettano l'ora che io inizi a fare le lezioni, perché sono rimasti entusiasti da come mi sono presentata, dalle idee che ho insinuato in loro. E terrò infatti lezioni sia su cittadinanza attiva che sui diritti delle culture. Bello, sì, e sto facendo un lavoro di ricerca perché tra l'altro sto trovando del materiale, leggendo dei libri, cioè un lavoro che sto facendo tutto da me. Mi piace infatti molto leggere, cercare, ricercare, catalogare.
è un lavoro che faccio sempre, infatti la sera quando termino le mie cose non sto lì a guardare il televisore come tutti quanti gli altri programmi, ma mi rinchiudo nella mia stanza o al computer e mi metto a leggere. Quindi diciamo che sono le mie passioni che ho avuto da sempre e che continuo a portare avanti. Questo mi rende molto, diciamo, sono molto contenta di questo perché sto notando che sto trasmettendo queste cose, questi valori. Il fiore è quello, la luminosità del giallo che trasmette. Complimenti. Quanti anni hai? 48. 48 e tu lavori? No. No. Però vabbè, collabora, fai tanta. Esatto, pure lei, eh? Non solo tu. Bene, grazie. Ho fatto in passato qualche periodo, però così, giusto piccoli periodi. Bravo, mi hai fatto venire in mente noi come. Io. Perché ho trovato molte sì. Ricerche, molte cose. Oh, tra i vari lavori sull'orientamento che ho, diciamo, progettato e poi realizzato, ce n'è uno che è mirato proprio a conciliare storie, lavoro e vita. E che si chiama In Love, Insieme Lavoro Vita, lo potete trovare sul sito e se voi entrate nel sito dell'ISFOL e andate a documentazione prendete, ve lo dico perché non è proprio immediato, ci sono le pubblicazioni ISFOL, il catalogo dell'ISFOL e se lì mettete Anna Grimaldi, vi vengono fuori tutte le pubblicazioni, naturalmente quelle ISFOL, non quelle nelle riviste o fatte. Quelle ISFOL e In Lab però, come anche Bidicomp, il bilancio di competenza, è appunto ISFOL, quindi lo trovate e anche quello l'abbiamo sperimentato in molti centri per il lavoro, cooperative e quant'altro e a Bari sempre ha partecipato perché lei è stata un'assidua nostra fedele, ha partecipato a tutte le sperimentazioni, quasi tutte quelle che abbiamo fatto fino a qualche anno fa, infatti oggi ci pensavo sul treno e quello che tu dici tra l'altro è molto quando hai detto io ho i figli, sono quindi moglie, madre, sono anche figlia. Sapete che proprio la CGIL ha fatto un lavoro che è stato presentato al CNEL a Roma qualche tempo fa e l'ha presentato ai Tanga e non mi ricordo il cognome, ma insomma una donna veramente bravissima. Mi ricordo, però insomma adesso la conosco benissimo, ma non. Anche lei ha partecipato a tantissime miei lavori nei comitati di pilotaggio e quant'altro, dove appunto si diceva che rispetto al passato, oggi il lavoro di cura delle donne è molto aumentato, perché è vero che chiaramente il fatto che la speranza di vita e la vita si sia allungata è una cosa eccezionale, però è anche vero che accanto a questo richiede un lavoro di cura grandissimo, per cui una donna che oggi più o meno ha 60 anni si trova spesso con i figli che sono ancora piccoli perché ancora l'età per avere, si è allungata. E non solo si è allungata l'età, ma si è allungata anche l'età per trovare lavoro e uscire di casa. Si trova con i genitori che invece sono anziani e qualche volta anche con i nipotini, perché magari ha due figli di cui uno è ancora in casa e quindi è però un'altra nipotina. Una ragazza di 20 anni che studia a Roma e un piccolino di 8 anni, però ha avuto a distanza di 12 anni. Esatto, quindi a 60 anni ti troverai esattamente in questa situazione qua, con una grande differenza. Che mentre prima si veniva spiegato appunto in questo lavoro, la famiglia era una famiglia allargata, era difficile che le famiglie fossero, adesso si sta allargando ma per altri motivi, però prima era proprio una famiglia allargata perché c'erano zie, nonne, sorelle, più e quindi una donna aveva, diciamo, mediamente svolgeva il lavoro di cura per una persona in media.
Adesso invece ogni donna ha circa 5 persone che deve accudire il lavoro di cura. Mi ha colpito tantissimo perché in effetti è proprio così, e quindi lei mi ha fatto venire in mente con queste due cose, mi ha riportato questo lavoro che comunque appunto vi dico perché è sempre una parte didattica, no? Allora, io sono Filomena Palumbo, vengo da Foggia e mi sono laureata in scienze politiche qui nel lontano 96. Dopo la laurea in scienze politiche ho avuto l'opportunità di fare un corso per esperti nel settore dell'orientamento professionale scolastico con la provincia di Foggia nel 98 più o meno. Era un progetto comunitario finanziato dalla Comunità Europea. Quindi grazie a questo corso ho avuto modo di avvicinarmi al settore dell'orientamento, per cui io mastico di orientamento dal lontano 98 e già in quel periodo si parlava dell'importanza, del valore dell'orientamento, di quanto si dovesse diffondere questa cultura, e appunto sono tanti anni che studio e mastico di questa materia. Per un anno e mezzo ho lavorato con l'amministrazione provinciale di Foggia perché il progetto prevedeva, a seguito del corso, l'apertura di uno sportello informativo nel quale prestare e offrire appunto consulenza in questo ambito. Finiti i fondi del finanziamento europeo, il centro fu chiuso e io ho avuto l'opportunità poi di cominciare a lavorare per una multinazionale che si occupa di risorse umane, un'agenzia per il lavoro, dove ho lavorato per 12 anni occupandomi di ricerca e selezione, formazione e orientamento. Due anni fa ho terminato questa esperienza, non per mia scelta, ma per riduzione del personale, e mi sono ritrovata quindi a reinventarmi e a dovermi reinserire sul mercato del lavoro, per cui ho cominciato a pensare di continuare a sfruttare le competenze professionali che comunque avevo acquisito negli anni. E tra parentesi, è un lavoro che ho fatto sempre con molto piacere, perché io adoro tutto ciò che riguarda le relazioni, il contatto con le persone, odio l'amministrazione, cioè dati, contabili, queste cose qui, proprio negata totalmente, invece il rapporto umano è una cosa che mi piace molto. E quindi dopo aver perso il lavoro ho cominciato a pensare come, ecco, ricollocarmi sul mercato. Ho avuto l'opportunità di seguire un corso per l'alta formazione qui a Bari, in Stegea, per cui mi sono fatta un master in Human Resource. Contemporaneamente ho cercato comunque di cominciare a instaurare relazioni, collaborazioni, perché per un po' mi sono proposta nuovamente come dipendente alle aziende. Poi ho cominciato a constatare che per una donna, comunque dopo i 40 anni, non è assolutamente semplice. Non è uno stereotipo secondo me, però avendoci lavorato con le aziende già sapevo a priori che le aziende preferiscono a volte delle donne magari più giovani, altre volte questo è controproducente perché magari si possono sposare, avere figli. Io ho già due figli, quindi cioè, non ho intenzione di farne altri, però sicuramente l'età è un fattore discriminante. Quanti sì, anni hai? 42. Allora ho cominciato a capire che probabilmente era meglio, ecco, dedicarsi alla libera professione, con tutti i pro e i contro. I pro sono sicuramente il fatto che ho l'opportunità di lavorare con più persone. Tuttora io allora mi occupo di ricerca e selezione, faccio formazione e faccio orientamento con diversi enti di formazione della provincia di Foggia e canale di commercio, e sono sempre alla ricerca di nuove collaborazioni, e devo dire mi fa piacere che ne sto avendo. Mi piace molto conoscere persone nuove, confrontarmi con colleghi e professionisti, far parte di progetti anche diversi. Infatti ho avuto il piacere di vederla non solo il 25 ottobre l'anno scorso per il rapporto, la presentazione a Roma, sì, bella esperienza, e poi ho partecipato al progetto di Leonardo Evangelista, Improve, del Grundvig, quindi ci siamo viste anche a novembre a Milano l'anno scorso. E sono qui oggi perché credo molto nell'arricchimento professionale e personale, quindi momenti come quello di oggi secondo me danno sempre modo di acquisire qualcosa, certo, di nuovo, perché sebbene io, ecco, abbia già seguito altri corsi, continui ad autoformarmi, a leggere articoli, sono iscritta a diversi siti, ecco, del settore, anche attraverso Leonardo Evangelista, comunque sono sempre... Leonardo Evangelista si sta occupando di meno di orientamento. Sì, si sta dedicando un po' più ai progetti europei, sì. Anche se con
continua comunque a farlo, infatti sì, ultimamente sta facendo anche molte lezioni online sull'orientamento. E mi sono persa un attimo, quindi no, dicevo, credo molto, ecco, in queste opportunità, perché a parte che anche se lavori in un settore non smetti mai di imparare, anzi, ed è proprio il confronto con persone nuove che ti arricchisce, e dal punto di vista professionale e anche soprattutto personale e umano, perché a volte scopri un modo di fare, di porti diverso rispetto a quello che adotti tu, no? E quindi a volte l'importanza delle relazioni, l'acquisizione anche di nuovi strumenti, tipo questo, che è sicuramente molto carino. E a proposito della foto, l'ho scelta perché mi piaceva il colore del mare, e i pesciolini li ho visti un po' come tante persone, e soprattutto, ecco, il valore delle risorse umane, e ho visto anche in loro tante opportunità. È come se vedessi in questi pesci le diverse cose delle quali mi sto occupando, che sono, hanno tutte un comune denominatore, che è la persona. Tutto quello che faccio si occupa riguarda la persona fondamentalmente, quindi la valorizzazione delle persone, il saper magari, ecco, dare aiuto, valorizzare le persone, e tant'è che questo mi ha portato anche a iscrivermi a un corso di coaching con non poche difficoltà, perché purtroppo il momento che stiamo attraversando a livello economico non è semplice, è una libera professionista, ne risente più facilmente di chi magari ha uno stipendio, però mi sono detta ancora una volta voglio farlo proprio per perfezionarmi, perché poi Perfetto. Vedo queste cose, il coaching, il counseling, l'orientamento integrato, cioè collegate. Bene, grazie. Ho scelto una porta e l'ho scelta perché è semiaperta, perché da un punto di vista professionale mi sento un po' così, no? Io sono una lesbonata, sono strada del lavoro e sono una delle organizzatrici, o meglio, dei promotori di questo laboratorio. Ti sei creata qui a Bari? E, da un punto, io ho cominciato come dipendente, dopo tirocinio, con l'esame di Stato, per il lavoro, e poi ho capito che non era assolutamente quello che volevo fare, perché era troppo riduttivo per me, non per il lavoro in sé, perché ho imparato tanto, ma perché avrei voluto fare, cioè spaziare un po' di più, quindi fare un po' tutto quello che, insomma, la psicologia del lavoro prevede, magari un po' eccessivo, però insomma mi piaceva l'idea di andare dalla selezione all'orientamento, alla valutazione, a quello che non mi aspettavo fare, cioè i progetti sociali, quindi l'inserimento sociolavorativo, eccetera, eccetera. In questo preciso momento, siccome faccio la libera professione dal 2008, mi sento così, cioè è come se si fossero aperte un sacco di possibilità, e quindi la porta è aperta. Però poi ce ne sono tante altre che sono ancora chiuse. E questo spiega anche il motivo per cui mi impegno a fare questo tipo di incontri, perché secondo me bisogna ancora sfrancare la porta, almeno per riuscire a trovare una dimensione sia personale che, insomma, collettiva, almeno nel nostro settore. Dal punto di vista personale mi corrisponde abbastanza, perché sono una persona aperta in realtà all'altro, no? Cioè abbastanza aperta all'altro, però comunque è un pochettino diffidente, cioè prima devo sfruttare, prima devo capire, poi magari l'apro tutta quella porta, però con cautela, così, un po' a metà. Quindi inizialmente cerco di fare un po' la valutazione purtroppo dell'altro, sempre però mantenendo appunto la cultura, e poi magari una volta che mi fido o ci sono idee chiare su quello che l'altra persona vuole o su quello che è l'altra persona, apro tutta la porta. Perfetto, grazie. E tu quanti anni hai? Io ne ho 31. 31. Sono Valerio Pastarella, ho 40 anni, sono psicologo del lavoro, anch'io qui in Ambrato Bari, professor Canucci, ero uno dei docenti, e divento psicoterapeuta quest'anno, e quindi diciamo, perché la zattera? La zattera, diciamo, qui sulla spiaggia, insomma, perché è un po' la percezione in qualche modo di essere legato sempre a queste due grandi dimensioni, la terraferma e il mare, no? Quindi un po', diciamo, stabilità e allo stesso tempo anche questa sorta di, diciamo, di stabilità, però non di precarietà, di voglia anche di avventura, di sperimentarsi, di mettersi sempre in discussione.
che è anche un po' la cifra della mia dimensione, diciamo, professionale e formativa. Sicuramente è questo, poi mi ritrovo un po' le esigenze o il bisogno correlato alla volontà di fare questo corso, e soprattutto quella, l'esigenza di conoscersi, conoscere gli altri, ovviamente i colleghi, di mettersi in discussione, di naturalmente di progredire in termini di formazione professionale, perché immagino che, diciamo che la conoscevo molto bene, ma solo dai libri, anche se ho lavorato a Roma un paio d'anni, non sono mai riuscito ad andare a un suo convegno, perché il lavoro a Roma è complesso, bisognava, sì. Insomma, si sa, no? Bene, grazie. Io mi chiamo Nicoli Sabato, ho 35 anni e lavoro per la CGIL da quasi 12 anni. Ho avuto vari incarichi, ho fatto diverse attività per conto dell'organizzazione sindacale CGIL, adesso da parecchi anni assettiamo gli incarichi dirigenziali, e ho scelto questa immagine perché è il segno di una raccolta, insomma, un frutto rosso, non so. Perché questo? Perché l'organizzazione, la messa in piedi di un laboratorio di questo tipo, grazie alla collaborazione, all'aiuto di tanti, per me è un po' un momento di raccolta, anche se piccolo, ma un momento di raccolta, perché diciamo il tema dell'orientamento al lavoro o il tema della difesa del lavoratore nel mercato del lavoro e non solo sul luogo del lavoro è un tema che mi porto dietro dai tempi dell'università, quindi è stata un po' una passione che ho coltivato nel tempo libero, ho coltivato nella pratica sindacale, però diciamo mai in maniera centrale, mai in maniera strutturata, perché appunto dal punto di vista professionale mi sono occupato solitamente del lavoratore sul luogo di lavoro. E quindi essere qui, partecipare a questo momento, per me è un momento di raccolta importante, anche se piccolo, però di una semina lunga di anni. Perfetto. La tua formazione è? Scienze politiche. Scienze politiche. Io prego, intanto la si presenta lei e prendi. Mi chiamo Giovanna e sono la collaboratrice di Coa, mi occupo di formazione e di orientamento. Ho scelto questa fotografia perché mi ha rimandato molto a una percezione che sta avendo ultimamente nella mia vita professionale. Il fatto che spesso parlando con gli altri, parlando con i diversi beneficiari di colloqui di orientamento o anche di voi del target, che possano trovarsi o meno in condizioni di disagio socio-economico, c'è sempre di fatto il guardare l'ombra, quindi ciò che non va. E ciò che non va è abbastanza chiaro, insomma. Quasi non escludendo, cioè quasi anzi escludendo, che c'è comunque un qualcosa che in realtà è ancora più chiaro e che a volte è difficile studiare e focalizzare, perché anche spesso per i professionisti del settore, non so, è come se fossimo chiamati veramente a concentrarci ancora su quell'ombra. E quindi finché riguardiamo tutti noi, la luce intorno diventerà sempre più fiora, sempre più quasi intercettibile. Invece io credo che insomma bisogna vedere la luce, sì, vedi che bella metafora. Più grande, più coraggioso che possiamo proprio fare noi è quello di dire ok, ho capito che stai messo male, perché tanto stai messo male tutti, ho capito. Cosa mi porti invece di bello? Che tu sai di poter avere, o che è meglio, ancora oggi credi di non poter avere, ma che in questo momento forse è l'unico lampione sotto il quale riposare un attimo per poter scrivere una storia professionale più avvincente, insomma, altrimenti qui ci demoralizziamo, è solo ombra. Ma questo lo dico non soltanto perché in questo momento mi sento molto sia dalla parte di colei che potrebbe supportare un utente nell'orientamento, ma mi sento anch'io coinvolta dall'altra parte, cioè avrei proprio bisogno anch'io di orientarmi. Il motivo per cui appunto essere qui, come sarei ovunque si trattasse, si parlasse di orientamento, perché per me adesso diventa più importante, perché se ne parla tanto e secondo me anche il poter a un certo punto confrontare diverse esperienze e diversi contesti in cui ciò può accadere può soltanto arricchirmi a livello curriculare, ma parlo di quel curriculum
curriculum esperienziale, proprio mio, proprio di vita, perché ho preso le carte nello scrivere, spesso manca sempre di qualcosa, però in termini esperienziali, lasciando proprio una bella impronta. Bene, grazie. Grazie a te. Che formazione? Scienza del piacere della formazione, più indirizzo esperto nei processi di formazione e valutazione dove si parlava di orientamento, ma ahimè, anzi, non ti volevo dire. Bene. Andiamo, lui. La fiamma. E in effetti la fiamma per me ha rappresentato, quando c'è stato a scegliere, quell'identificazione con quella fiammella che uno cerca di non far spegnere dentro, perché spesso con il tempo non fare ogni professione. Io sono anche da Genova di qua, quindi la professione che ospita, che ha dato il partagliato a questi laboratori, e mi occupo di tutto quello di cui si può occupare, ci si può occupare in un centro di formazione, cioè nel senso che purtroppo noi a livello professionale abbiamo questo, paghiamo questo scotto di dover fare l'orientamento, il coordinamento, la rendicontazione, la formazione, la gestione, eccetera, eccetera. E io per mantenere viva la mia fiammella ogni tanto mi ributto sul fare i laboratori del lavoro, incontri gratuiti, pur di continuare ad alimentare questa passione di non supportare gli altri, non mi piace perché in realtà non mi ritengo mai in grado di supportare, ma di confrontarmi insieme agli altri per provare a trovare insieme delle risposte, perché io non ci do per me le risposte che non ci sono, perché c'è qualcun altro. E quindi questi momenti di incontro servono anche, per me sono un momento di dire ah sì, parliamo di qualcosa, cerchiamo di capire insieme come poter fare al meglio ognuno di noi, nel suo piccolo lavoro, orientamento, non orientamento, quello che comunque tutti quanti noi facciamo un lavoro a supporto delle persone. Bene, grazie. Voi è la prima volta che vi vedete, no? Molti ho capito che si conoscono, sì. Però che vi vedete, che diciamo siete insieme come gruppo, perché oggi mi sembra che sia il primo laboratorio. E quindi spero che serva anche a voi come conoscenza, perché la presentazione serve a tante cose, e qui quindi anche quando voi avete un gruppo che fa orientamento è molto importante partire da quello, perché nel racconto ognuno poi mette in evidenza le cose che sono più fondanti per loro stessi, e poiché stiamo appunto parlando di orientamento, è molto importante, oltre naturalmente a creare il clima di gruppo, oltre a far sì che la conoscenza sia reciproca. Io a volte, questa volta sono intervenuta nel primo laboratorio, alle volte intervengo negli ultimi laboratori, e facendo una presentazione con questa tecnica o con altre, ecco, l'ultima volta è stata a Catania e mi è stato detto: ma professoressa, noi in un ambiente universitario di giovani, noi ci conoscevamo già tanto tempo, ma le cose che sono venute fuori oggi non erano mai venute fuori, nessuno si poteva aspettare questa dimensione dell'altro. Una dimensione che è importante, perché anche se non ve ne rendete conto, aiuta nella collaborazione. A maggior ragione quindi se si fa un laboratorio che è di orientamento o che è comunque del lavoro, è importante partire da questo. E l'idea che mi sono fatta io del vostro gruppo è che non c'era bisogno di foto, perché parlate tutti talmente tanto e talmente volentieri che vi potevo dare anche la, che non è sempre così, a volte anche con la foto c'è stato qualcuno che mi ha detto io mi chiamo X, non voglio dire nient'altro, e va bene. Però, ecco, voi non avete bisogno di foto,
Quindi da questo punto di vista siete, non avete problemi a raccontarvi, mentre non è la prassi, vi posso assicurare, soprattutto i ragazzi giovani di sesso maschile, non è la prassi. Quindi è una cosa naturalmente una cosa positiva, e siete un gruppo disomogeneo. Siete un gruppo disomogeneo perché provenite avete età diverse, ma anche proprio tipo di formazione diverso, no? Molti sono psicologi, però anche, ci sta anche per 3-4 persone, scienze politiche, una che invece scienze della formazione, quindi diciamo siete un gruppo da questo punto di vista eterogeneo. Questo naturalmente comporta una ricchezza e anche, cioè, come tutte le cose, hanno. Io personalmente li preferisco, per non rifare l'esempio, ma comunque ecco, lì a Catania per esempio era un gruppo di tutti psicologi e io ho fatto fatica perché comunque quando si parla di orientamento invece si parla di competenze diverse. Purtroppo l'orientamento in Italia stamattina in treno, poiché devo scrivere un pezzo per il ministro sulla professionalità dell'orientamento per il ministero, meglio che per il ministro, e sulla professionalità su cui noi abbiamo lavorato tanto, visto che qualcuno mi conosceva già, quindi chi mi conosce lo sa, ho lavorato tantissimo sulla professionalità dell'orientamento. E appunto ho scritto proprio, purtroppo in Italia, che non è solo l'Italia, perché in molti paesi europei ancora non è definita la professionalità orientatore, e in Italia l'orientatore è o uno psicologo, o un pedagogista, o un formatore, o un economista, perché viene preso a prestito da altre discipline. E quindi ama anche definirsi, è difficile che uno ti dice io sono un orientatore, io sono uno psicologo che mi occupa di orientamento, che non è la stessa cosa, perché io dico io sono uno psicologo. E è molto importante come uno si presenta, è difficile che uno ti dica io sono orientatore in Italia, perché non esiste questa professionalità, non esiste. È sempre presa a prestito da altre discipline. Nell'ultimo convegno che ho fatto, che è stato il 3 luglio, io ho detto che bisogna fare una scienza dell'orientamento, perché non può essere che la professionalità orientatore, a qualsiasi titolo, a qualsiasi livello, sia un importato o un esportato da altre discipline, perché questo non le fa mai una professionalità veramente coerente, perché non può essere uno psicologo, perché uno psicologo saprà pure fare benissimo il counseling, ma poi gliele sa dare le informazioni sul mercato del lavoro? Sa fare tutta quella parte di progettualità che è inerente di più anche a una sfera di economia del lavoro? E non corre il rischio, come è stato corso il rischio, adesso lo vediamo, di psicologizzare un po' troppo tutto, perché ovviamente allo stesso tempo l'economista, il quale saprà molto bene raccontargli com'è il mercato del lavoro, che tipi di contratto, no? A un giovane, che è pure importante che sappia che tipo di contratto oggi che sono 2000, e quali sono le insidie e le opportunità di ognuno di questi, però poi magari, ma pure lo schizza si dice a Roma il colloquio, nel senso, ah, ma che è sta roba troppo psicologica, mi seguite? Quindi bisognerebbe fare una facoltà di scienze dell'orientamento, ma prima di fare la facoltà di scienze dell'orientamento far pensare il principio culturale che la scienza dell'orientamento non è una povera serva della psicologia, esiste scienze psicologiche, scienze della formazione, scienze sociologiche, ma perché l'orientamento deve essere un pezzetto? L'orientamento è una professionalità a parte, l'orientatore ha una professionalità a parte, è una disciplina a parte perché ci vogliono altre competenze che a volte
coincidono con quello dello psicologo, a volte con quello del formatore, a volte con quello del economista, ma che non sono la somma, è una cosa più complessa. Siete d'accordo? E quindi da questo punto di vista i gruppi che naturalmente sono più complessi, i gruppi come voi, che, perché naturalmente partono da posizioni diverse, hanno aspettative diverse, hanno competenze diverse, però hanno la ricchezza, perché tutto questo discorso che poi mi sono persa nella professionalità, perché mi animo, perché queste cose le sento proprio molto con la pancia prima che con la testa, di fatto invece un gruppo eterogeneo consente, soprattutto nell'orientamento, di poter mettere insieme anche competenze diverse. Quindi ve lo sto dicendo per dire: sfruttatela questa cosa, anche se alla fine pensate di fare un lavoro finale, una cosa finale, fate in maniera da mettere insieme queste competenze, no? Perché viene fuori sicuramente un lavoro, per quanto riguarda l'orientamento, più ricco. Bene, due parole sullo strumento, mi volete chiedere qualcosa? Sì, come è possibile, magari, se è possibile chiederlo per fare laboratori di questo tipo, ad esempio. Sì, poi? Due o tre domande rispondo, sennò... Lei vuole sapere com'è possibile avere questo strumento? Poi? Ok, altre curiosità? No, la mia era sulla funzionalità, ma penso mi abbia un po' chiarito. Sulla funzionalità, ok. Io volevo sapere se sono delle immagini prese a caso o c'è comunque una logica sulla immagine. Sì. Allora, questo è uno strumento, ripeto, apercettivo e non proiettivo, che quindi consente l'utilizzo anche a persone che non sono psicologi. Infatti vedete che le foto sono foto di cose reali, non è che sono come i test invece proiettivi dove uno ci vede il suo. Qua semplicemente, a seconda dello stato d'animo, tu il mare lo puoi vedere più blu, più azzurro o più nero, o più in tempesta, meno in tempesta. Mi seguite? Perché vado veloce, sennò Lo strumento è stato concepito in occasione della messa a punto di un bilancio di competenze italiano, fondato scientificamente, perché io tengo molto all'aspetto culturale, perché un'altra delle cose che paghiamo in Italia è che purtroppo, per rispondere in tempi rapidi a una domanda sociale molto pressante, sono prodotte tante pratiche, tante sperimentazioni, siamo l'Italia delle sperimentazioni, dei laboratori, delle pratiche, a scapito di una riflessione culturale sull'argomento. E fin quando le nostre pratiche, le nostre azioni non saranno ancorate a invece principi scientifici e culturali che esistono, perché a fronte di questo c'è una letteratura sull'orientamento egregia, scientifica e assolutamente pertinente, però poi nel mondo operativo continuiamo a inventare le cose con tutta la buona volontà, perché dobbiamo rispondere in fretta, c'è una domanda emergente e quindi alla fine manca questa riflessione, mentre io tengo molto a questo, poi sono una ricercatrice, quindi ovviamente tengo a questo. E quindi abbiamo messo su questo bilancio di competenze ancorato, che naturalmente tiene conto di tutta la letteratura, principalmente la letteratura in lingua francese, perché è da là che poi nasce il bilancio di competenze, però io ho fatto uno spostamento dal bilancio di competenza che si è sempre fatto finora, è molto ancorato alle competenze professionali, tecnico-professionali. Alla luce invece di un mutato scenario dove sono sempre più richieste a qualsiasi lavoratore la capacità di adattarsi, di essere flessibile, perché noi viviamo in una società dei lavori dove appunto la società è fluida e il lavoro liquido addirittura,
quindi abbiamo la necessità, la più grande competenza oggi che richiedono le aziende è quella di saperti adattare, di essere flessibile, di avere capacità di coping, di resilienza. Questo è quello che si chiede, quindi ho, partendo da una concezione culturale che pone enfasi a questo, ho guardato di più a queste competenze qui. E l'altra cosa, l'altro principio che ha dettato il bilancio, abbiamo fatto un grosso lavoro noi sul bilancio di competenza, che è stato accettato in tutta Europa, il documento sul bilancio di competenza prodotto dall'ISFOL, che se volete vi mando via mail e poi voi lo difendete, è sui siti di tutti, della FECBOC, che è la Federazione Europea dei Bilanci di Competenza, e loro fanno le linee guida in base a quello che noi abbiamo scritto, loro, gli altri paesi, e noi ancora non ci siamo arrivati. Comunque, ci ho detto, naturalmente abbiamo dovuto tener conto anche un bilancio che sia fondato scientificamente ma fattibile, perché è inutile che io metta a punto un bilancio di competenze di 30 ore che poi non siamo in grado di farlo, perché costa troppo, perché non abbiamo le professionalità, ma perché gli stessi clienti, appresi dalla necessità di lavorare, sono pochissimi chi ti chiede di fare un bilancio di competenze. Comunque, ci ho detto, tra i vari strumenti che abbiamo messo a punto, tutti in originali e tutti fondati scientificamente, ci serviva proprio uno strumento apercettivo che potesse servire come momento di conoscenza in un laboratorio di gruppo, dove gli utenti che avevano già fatto i colloqui, ognuno col proprio consulente, si trovavano però nel primo laboratorio, che era proprio un laboratorio sulle competenze, perché anche metodologicamente noi abbiamo concepito il bilancio con momenti individuali e momenti collettivi, perché sono convinta che nel gruppo delle cose vengono meglio fuori. E quindi naturalmente oggi si usa molto la tecnica narrativa, e perché è importante, e si usa molto, anzi si usa ancora poco, ma è molto invece auspicata e declarata dagli ambienti scientifici, la metodologia più qualitativa che quantitativa, dove il quantitativo deve servire di supporto al qualitativo. Mi piacerebbe con voi parlare di questa metodologia nell'orientamento, perché è molto importante, perché purtroppo, al di là di quello che si dice, ancora molto spesso l'orientamento viene fatto facendo un profilo, si danno dei test ai ragazzi e poi si fa un profilo. Comunque, tra la varia strumentazione che abbiamo fatto, ci serviva un materiale che favorisse la narrazione. E appunto, per non usare i giornali, perché a volte si possono usare anche, lui che domani diventa psicoterapeuta, ha imparato, tra le altre cose, che esatto, qualsiasi stimolo, però noi dovevamo fare una sperimentazione scientifica che ha coinvolto 70 strutture in Italia, insomma tutta una serie di cose, per cui era da tempo che volevamo fare questo strumento, e quindi abbiamo, però senza soldi. E quindi il nostro gruppo di lavoro, io con i miei ricercatori, prima dell'estate ci siamo dati questo compito: facciamo quante più fotografie che possiamo, attenendoci naturalmente a quelli che sono i criteri generativi per poter concepire uno strumento percettivo che sia valido. Se voi fate caso, le foto sono tutte un po' ambivalenti, non è un proiettivo, quindi non è una, è comunque una foto, però se voi fate caso c'è l'elemento, la porta chiusa e aperta, in maniera che c'è l'ombra ma c'è anche la luce, il mare che c'è chiaro e scuro, la terra, la zattera con la terra, perché ci siamo attenuti alla letteratura, quindi abbiamo fatto una scheda e abbiamo detto le foto devono rispondere a queste caratteristiche, altrimenti è pure più difficile, no, che uno ci può mettere dentro un proprio dato percettivo, non proiettivo ma almeno percettivo. E uno dei motivi per cui le foto rappresentano il mare è che, avendolo fatto in casa ed essendo partiti quasi tutti per località marine,
e di fatto le foto del mare sono perché anche quando si fa ricerca e anche quando negli ambienti concreti dovete sempre tenere presente il contesto. Dopo vi farò un pippone sul contesto, perché è così, senza soldi, senza niente, è venuto uno splendido strumento lo stesso, anche se ha più foto di mare, anche perché poi l'acqua ci sta bene, comunque uno degli elementi fondamentali in questo tipo di strumento. Siamo tornati, e poi ci sono delle altre accortezze che valgono, non possono esserci persone, non devono esserci scritte, perché questo si può configurare come cose di pubblicità, beh, ci sono poi tutta una normativa. Siamo tornati con tipo 2000 foto? Da queste noi come gruppo di lavoro abbiamo già scartate quelle che erano venute male proprio, oppure quelle che proprio non ci piacevano, e le rimanenti, che comunque erano un bel numero corposo, saranno state 200-300, ora non ricordo precisamente, le abbiamo date a due giurie di esperti, uno che faceva capo all'Università di Roma, presieduto dalla professoressa Lucia Boncori, che è andata a Roma, forse se la ricorda, è molto anziana, però insomma è una che fa proprio teorie tecniche dei test, quindi è pure rigidona, per cui. E l'altro invece faceva capo a Quaglino, al gruppo di Torino, col quale noi abbiamo fatto questo percorso di bilancio di competenze. Quindi a distanza queste due giurie di esperti, non so nemmeno chi c'era poi dentro, la consegna era: dateci le foto che secondo voi meglio rispondono a questo, quindi un criterio di validazione esterna. E loro ci hanno restituito praticamente 70 foto che erano più o meno le 50 che vedete erano le stesse. Poi ce n'era qualcuna, 70 erano veramente troppe per uno strumento di foto, in genere sono 25-30. Poiché non ne avevamo di più, a me mi è sembrato di sprecarle e ne ho messe 50, e quindi diciamo di queste 70 che ci hanno dato ho tolto quelle che non erano in comune, e quindi la prima scrematura è stata fatta su quella, le altre le ho scelte proprio su una base mia, ci può stare, e quindi diciamo questo è il risultato. Lo strumento poi è stato validato sul campo da tutti gli orientatori che hanno partecipato a questa sperimentazione di bilancio di competenza, che prima hanno fatto loro la formazione, cioè noi abbiamo fatto con loro il bilancio e loro poi a cascata l'hanno fatto sugli utenti. E devo dire che sono stati loro poi a dirci che tra tutta appunto gli strumenti che noi abbiamo messo a punto per questo bilancio di competenza, lo strumento più duttile era proprio le foto che loro avevano utilizzato. Sono stati loro a dirci questa cosa. Dice: sai, per esempio nei colloqui con i ragazzi, soprattutto di sesso maschile, hanno molta difficoltà a parlarci, a dire, a raccontarsi di sé. Noi l'abbiamo utilizzato come apertura del colloquio. E allora noi è evidente, no? L'abbiamo fatto anche noi per questo stesso motivo, però non pensando al colloquio. E invece questo strumento poi, che è già in possesso di molte realtà italiane, è stato appunto molto utilizzato, e quindi a quel punto l'abbiamo sperimentato anche nei colloqui, lo utilizziamo come apertura, insomma si può usare veramente in tantissimi modi. L'accortezza è sempre quella di utilizzarla a seconda dei contesti e a seconda la professionalità che noi ci sentiamo di avere, perché non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba. E quindi per esempio io oggi vi potevo chiedere tutta un'altra cosa che io ho fatto in altri gruppi, ma io so che io ho a disposizione 3 ore con voi e non posso aprire, perché io ho visto anche gente piangere nel racconto alcune volte, ecco. E allora ci devono essere 2 cose. Uno se la deve poi sentire di poter dare una restituzione e non aprire senza chiudere, perché questo fa dei danni incredibili. E 2 invece guardare anche il contesto, perché non ci sono cose che in assoluto sono buone o cose che sono cattive, ma dipende sempre dal contesto. Lo strumento è uno strumento ISFOL, noi non vendiamo niente. Quindi mettiamo a disposizione i nostri strumenti, per cui lo strumento te lo posso semplicemente dare in pennetta.
non sta sul sito, è l'unico che, se voi andate sul sito ISFOL, orientamento, gli strumenti li trovate tutti. Non c'è questo perché è troppo pesante e non sono ancora riusciti a metterlo. Ora io credo che non sono riusciti, ma ci devono riuscire perché ho capito che è pesante. E non ci ho pensato a portarmelo nella... Intanto non ce l'avrei neanche io. E quindi vabbè, comunque, insomma, voglio dire, lo metti sulla chiavetta, l'unica cosa è che lo devi riprodurre così com'è. Ma c'è anche la scatola, c'è tutto. Se ci avete il libro Bidicomp, nessuno di voi ce l'ha? Ma no, l'hai scaricato, ma il libro proprio ci vuole, perché dietro c'è il CD e nel CD c'è lo strumento, compreso di scatolina. Voi andate in tipografia, gli date il DVD e gli dite, me stampi? E lui è tutto, tutto, c'è tutto. Però ecco, è l'unico che non è sul sito, perché appunto non ha questa... Il libro... questo è un altro problema, perché il libro è del 2007 e il libro ve lo potete solo scaricare perché è esaurito e non ce li fanno ristampare. Io sono assolutamente contraria a questa posizione, però pare che il mondo va così, evitiamo di stampare, così stampano, questo è vero, troppi libri, troppe cose, e quindi... Sì. Il problema è il CD che comprende tutti gli strumenti. No, non è che li abbiamo messi per tutti, noi avremmo fatto 350 strumenti, sul sito abbiamo scelto quelli standardizzati, abbiamo messo solo quelli standardizzati, abbiamo messo tutti i test per esempio, no? Ci sono quelli sui valori, sull'autoefficacia, sul coping. Però non ci sono tutte le schede che invece, tipo il diario, un diario di bordo, il portafoglio, no, quelli insomma, mettere su, cioè, è materiale molto utile, però non da mettere sul sito. Quindi no, invece il CD comprendeva proprio tutto, passo per passo, comprende proprio tutto. Vabbè, si troverà il modo comunque per, come l'ho fatto con altri, si troverà il modo, non ci sono problemi. Esatto, bisognerebbe riprodurre il CD. Se io vedo Tanucci, glielo do. Forse è meglio un po', perché si può distribuirlo, diciamo, dato che faremo questa serie di incontri qui. L'ho capito, ma come glielo... Anche per posta. No, è il problema, è la presentazione. No, ma no. No, dicevo, proprio. È l'unico modo, perché se hanno questi problemi, diciamo, magari nel comprimere i file. Sì, con una Dropbox non si può. Quello. Vabbè, lo troveremo il modo, ora non si può, con i film credo che anche. Allora, bene. Finita, a voi è piaciuto lo strumento? Vi è piaciuta questa esercitazione? La potete spendere come volete, in un colloquio, in un primo laboratorio, anche se l'argomento è diverso. Nel fare orientamento, in un colloquio appunto orientativo, dove anche individualmente, non in gruppo, quando appunto spesso le persone hanno difficoltà a parlare di loro stessi, e è molto utile. Per il ghiaccio specialmente, sicuramente, perché dà proprio modo di dirsi come si vuole. Sì. Sì, sì, poi questo lo potete utilizzare anche, io l'ho utilizzato in apertura, ma si può utilizzare anche in chiusura per farsi dare un feedback. È uno strumento, sapete che comunque lo strumento è attendibile da un punto di vista scientifico, quindi non lo potete utilizzare, è uno strumento di lavoro ed è per questo che ho portato questo, perché appunto il tempo era un pomeriggio, quindi molto poco, a me piace sempre abbinare anche comunque un materiale didattico, quindi ho pensato di farvi fare questa presentazione così. Adesso invece mi ascoltate un po' rispetto all'orientamento, perché vi dicevo prima che in Italia viviamo un momento particolare. Ora, a parte che bisogna un po' sfatare il mito che l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda l'orientamento, eccetera, eccetera, questo non è vero, perché in realtà l'orientamento è una scienza giovane, relativamente giovane.
perché di fatto prima l'orientamento coincideva con un solo momento, che era quello del ragazzo quando terminava gli studi e doveva decidere se continuare gli studi e dove, e se invece lavorare. Generalmente questo orientamento, come accadeva per la formazione, glielo davano poi la famiglia, era già più o meno tutto deciso, no? era molto diverso. E tra l'altro chi si poteva poi permettere di andare da un consulente, e generalmente erano tutte associazioni di tipo religiose poi che avevano un po' in mano questa, no? Gemelli è stato qui in Italia uno dei primi che si è occupato di orientamento, erano pure più fortunati, perché erano le persone che potevano pure permettersi di, prima di tutto culturalmente, di pensare ma ora vado a fare un colloquio e quant'altro, e poi terminava lì, perché di fatto poi una volta che avevi scelto il tuo percorso era quasi prevedibile, no? La carriera prima, adesso si parla di carriera senza confini, con moltissime interruzioni. Oggi siamo la società dei lavori, Guichard, a uno dei convegni che è venuto appunto, e forse lei l'ha sentito, ha riportato i risultati di questo studio internazionale che è stato fatto, dove si dice che oggi un giovane mediamente attraverserà 15 lavori diversi. Non vuol dire che siano distanti l'uno dall'altro, più o meno sono sempre gli stessi. Però è difficile oggi, è quasi impossibile, no? Che uno entra nell'organizzazione e rimane in quell'organizzazione fino alla pensione. Ma noi stessi, io per esempio sono una di queste privilegiate, tra virgolette, che sono entrata in questa organizzazione da giovane e andrò in pensione forse in questa organizzazione, però anch'io che sono quindi una che ha un lavoro stabile nella stessa organizzazione, io vi devo dire che il mio lavoro è cambiato moltissimo e cambia a un ritmo vertiginoso, tant'è che se a me avessero detto quando sono entrata là come giovane ricercatrice che faceva gli studi sull'emisfero cerebrale, e quindi da questo ho pensato ma allora come funziona il cervello nella scelta delle professioni, perché è da là è nato poi il progetto, perché l'ISFAL non si occupava di orientamento, o almeno non in questi termini. E se mi avessero detto che oggi il mio lavoro sarebbe diventato, perché oggi è tutt'altro, oggi io entro e esco da riunioni politiche, devo trovare i fondi per poter fare un lavoro, i fondi non ci stanno, la carriera, la mia stessa carriera non è mica stata prevedibile, ha inciso un sacco di cose, l'unica ricercatrice che aveva due figli, non era prevedibile, già qui, e già sto parlando diciamo di parecchi anni fa, adesso le carriere non sono, prima tu entravi e si sapeva, ovviamente se tutto va bene, se non insorgono problemi strani, ma dopo 5 anni tu sarai capo reparto X, dico per dire, dopo 20 eccetera eccetera, adesso ovviamente questo non è più così, neanche per chi fa lo stesso lavoro tra virgolette, perché non fai lo stesso lavoro, pensiamo per un giovane che oggi si avvia. E quindi naturalmente si è cominciato a parlare molto di orientamento, e quindi questo sconta il fatto che di fatto l'orientamento è stato quasi inventato. Quindi da un lato noi abbiamo i testi che spiegano la teoria, quali sono le dimensioni e quant'altro, dall'altro abbiamo il mondo operativo che di fatto si è scontrato invece con una richiesta impellente, perché c'è questo problema di orientarsi continuamente, ma nello stesso tempo però non è attrezzato né come professionalità né culturalmente. In questa situazione non è solo l'Italia, ma sono una serie di paesi, ora la Francia è sicuramente più avanti, è sicuramente più avanti, perché poi tra l'altro ha dei percorsi formativi riconosciuti e quindi è riconosciuto il ruolo dell'orientatore. Sì, anche lì, anche la Finlandia,
ma non pensate, uno studio che ha comparato vari paesi europei in realtà ha riscontrato che in molti paesi come in Italia c'è questa esigenza invece di arrivare a definire e riconoscere la professionalità degli orientatori. Vi dicevo che siamo però a un punto importante. Innanzitutto, come mai, ecco, oggi l'orientamento accompagna ogni fase di vita, sia formativa che lavorativa, perché non è che si può distinguere tra formativo e lavorativo, perché noi siamo tanto bravi a dire, ma noi siamo proprio bravissimi a dire con assertività dei costrutti teorici importanti e poi fare assolutamente il contrario, perché noi per esempio diciamo sempre, no? Adesso è su tutti i tavoli politici il problema dell'alternanza scuola-lavoro, tutti i convegni da qui a fine anno che ci sono importanti, Genova, Verona, Reggio Calabria, tutti alternanza scuola-lavoro, no? Alternanza scuola-lavoro, apprendistato, eccetera, eccetera, e la stessa carriera è frastagliata di momenti di formazione. Voi siete un esempio concreto di questo, no? Voi avete detto perché sono qui? Perché mi voglio interessare di orientamento anche per me stessa, perché mi sto occupando di questa cosa e quindi ho necessità, quindi la vostra carriera e lo sarà sempre di più intervallata da momenti di formazione e momenti di lavoro. Però poi nei nostri ambienti operativi noi ancora andiamo nelle scuole e i professori dicono ai ragazzi: adesso voi dovete studiare e pensate solo a studiare, non vi mettete grilli per la testa che vuoi andare la sera a fare al pub, il cameriere, che poi la mattina sei stanco e non studi bene, e già è troppo se fai palestra, basta due volte alla settimana, se no ti distogli troppo dallo studio. Ma è vero o no? Quando invece siamo negli ambienti, parliamo di formazione permanente, di formazione lungo tutto l'arco della vita, di riconoscimento di competenze informali, cioè quelle che si acquisiscono in ambienti che non sono quelli formativi come siamo oggi, che bene o male è un ambiente strutturato, no? Il lavoratore dice: ma forse vorrei fare un corso di formazione. Corso di formazione? E io ti pago per fare un corso di formazione? Io ti pago per lavorare, tu devi essere già formato. Non è che lo dico perché me lo sogno, riporto, no? Tu sei nella CGIL, le aziende come lavorano? Noi abbiamo fatto passare un questionario a tutte le aziende tramite le associazioni ovviamente di categorie per vedere appunto la cultura della conciliazione e la cultura. Viene fuori un quadro che è così, quindi noi sui liberi diciamo, ma di fatto poi nei nostri ambienti operativi scontiamo proprio questo, che ancora non è entrato nella cultura del nostro paese. Di fatto poi nei nostri ambienti operativi scontiamo proprio questo, che ancora non è entrato nella cultura del nostro paese. Che cosa veramente vuol dire integrazione di sistemi, orientamento, accompagnamento, alternanza scuola-lavoro? No, le scuole fanno: no, io la faccio l'alternanza. E tant'è che siamo andati a far visita al caseificio e loro hanno visto tutto. Così. Va bene. Quindi, tornando ai nostri assunti culturali, l'orientamento accompagna ogni fase della vita. D'altra parte, sfatiamo anche un altro mito, che l'altra volta a un convegno ho sentito dire una persona, ero a Messina, un'autorevole, bravissima persona, però probabilmente non era il suo campo, ma orientamento di che? A che oriento oggi io? Non lo devo fare l'orientamento, se non c'è lavoro come... Anche io dovrò scusare la collega, ma
detto, preso il microfono, ho detto, beh, forse è proprio per questo che oggi serve l'orientamento, no? Perché se tutto fosse come era un tempo, perché l'orientamento è una scienza nuova? Perché non serviva questo, diciamo, prendersi in carico? Perché era tutto già detto, se c'è il lavoro e tu vuoi fare l'ingegnere, vai a fare l'ingegnere. Se c'è, tu vuoi fare il medico, vai a fare il medico, vuoi fare lo scrittore, fai lo scrittore. Il problema di scelta e quindi orientamento nasce dove c'è il problema della scelta. E chi di noi oggi non ha un problema di scelta? E tu prendi quel giovane e lo distruggi? Allora, in una situazione invece in cui è ad alto rischio di malessere, oggi si parla tanto di benessere, gli psicologi del lavoro converranno con me che uno dei filoni scientifici che oggi, diciamo, su cui si investe di più la ricerca è quello del benessere organizzativo, no? Perché? Perché prima si stava bene nelle organizzazioni, adesso no. Perché? Perché non c'è stabilità. Perché quindi noi dobbiamo insegnare ai giovani e ai meno giovani ad essere flessibili, a non andare matti se domani. A mia figlia, il 30 settembre alle 14, ultima ora del suo primo contratto, stage, lavoro, insomma, una cosa di apprendistato così. Una settimana prima le avevano detto che il suo contratto era stato rinnovato ed era stato già firmato dal capo per un altro anno. Il 30 settembre alle 2, alle ore 14, quando lei ha salutato tutti dicendo allora quando devo tornare, perché comunque il contratto non era immediato per ovvi motivi, che se no si configura come una cosa, no? Gli hanno detto no, ci dispiace, fuori budget e non te lo rinnoviamo. E lei, che è giovanissima, perché comunque compie 23 anni a dicembre, per cui mamma, ma ti ne ha fatto una malattia, non per il lavoro in sé per sé, perché comunque è talmente giovane, poi sta facendo la laurea specialistica, quindi, ma per come si sono comportati. E lì allora il giovane ha bisogno di supporto, ma anche il meno giovane. E lì serve l'orientamento, perché orientamento vuol dire problema di scelta. Intervengo con l'orientamento quando c'è un problema di scelta. Se il mercato è stabile e l'offerta di lavoro e la domanda di lavoro supera l'offerta, ma non c'è neanche quasi bisogno di fare orientamento, giusto perché magari tu non sai, c'hai talmente tanta domanda di lavoro che non sai se andare in banca o non so da quale altra parte, ma una volta. Oggi invece i problemi di scelta accompagnano, quindi innanzitutto sfatiamo sta cosa, detta da, vi assicuro, autorevoli e stimabili persone. Perché? Perché permane un pregiudizio sull'orientamento, perché sono più i pregiudizi che noi dobbiamo sfatare, ma oggi ne sfatiamo parecchi, perché la mia lezione di oggi è stata questa. Avendo poco tempo e dovendo scegliere, ho detto cominciamo proprio a eliminare. Bene, e quindi chiaramente si tratta di continuamente rielaborare un progetto di vita. Ecco perché oggi si parla tanto di orientamento, non c'è, se ne parla troppo di orientamento, talmente troppo, cari ragazzi, che voi dovete sapere che nello studio che ho fatto io sul rapporto orientamento, dove avevo un'esigenza primaria, dovendo fare un rapporto istituzionale, quindi un'analisi censuaria sull'orientamento, non a campione, io la prima cosa che ho dovuto fare è ricomporre un universo
di enti e strutture, sto parlando dell'offerta di orientamento, di enti e strutture che erogano azioni di orientamento, perché le fa la scuola, le fa la formazione professionale, le fanno le parti sociali, la fanno le aziende, le università, i centri per l'impiego, i centri polifunzionali come si chiamano in Sicilia, i COL, come hai detto tu, SOL, che... ma puoi andare da uno che gli dici per favore mi dai la lista nella tua regione di quali sono? Non ce l'ho. Ci abbiamo messo 3 anni, ma siamo riusciti a diciamo avere un universo e abbiamo creato il primo e unico archivio nazionale sull'orientamento, che è sul sito sempre dell'ISFOL, è consultabile, è una banca dati in Puglia. Qui è stato fatto una ricerca da le vostre due assessore, la Sasso, che dove infatti loro hanno detto finalmente hanno mandato il questionario, perché prima mi hanno chiamato dicendo ma ci puoi aiutare, noi abbiamo la necessità prima di identificare a chi dobbiamo mandare il questionario, ho detto già fatto, collegate il sito, fai Puglia e vedi. Mi ha richiamato la Sasso, mamma meno male, quindi hanno inviato, perché loro non sapevano chi nella loro regione facesse orientamento, quindi è proprio un esempio vero ed è partita una ricerca, forse avete avuto pure voi il questionario. Sapete quante strutture ci sono in questo archivio? Strutture che hanno autodichiarato, ovviamente io non so come lo fanno, ma che hanno autodichiarato e sono legittimate per legge a fare orientamento, 18.370-80, non mi ricordo precisamente, in Italia abbiamo 18.300, quasi 400 strutture che dichiarano di svolgere, di erogare azioni di orientamento. E tutti mi dicono, mamma, proprio, sei proprio brava, che bella banca dati, come sei di più è meglio. E io gli faccio, sì, io sono stata brava perché per contattare, per averne 18.000, noi abbiamo contattato telefonicamente vis-à-vis oltre 25.000 strutture, perché noi dovevamo avere un universo, quindi non un campione. Ma voi vi rendete conto che in un momento di crisi, in un momento in cui appunto siamo in spending review e quant'altro, 18.300 strutture, ma è sintomo anche di ricchezza, perché vuol dire che sono tante, che si fanno tante cose, ma anche sintomo di ridondanza, che ne dite? Ma è sintomo soprattutto di un'altra cosa, cari miei, che quelle 18.000 strutture purtroppo nascono come i funghi e muoiono altrettanto facilmente. Perché? Perché sono legate a progetti specifici finanziati dal Fondo Sociale e quindi nasce il melograno. Diamo questo bel titolo, il melograno, struttura cooperativa che fa eccetera eccetera, che dopo un anno è morta perché non ha più i finanziamenti, e con lei quei poveri operatori che si contano essere più di 25.000 gli operatori che a diverso titolo lavorano nel nostro paese intorno all'orientamento, orientamento e dintorni, ma di questi il 50% è precario, perché, e questo naturalmente non dà stabilità al sistema, perché naturalmente sono tutti operatori che sono stati presi a progetto per quel progetto lì. Mi seguite? Quindi il problema non è che non si parla di orientamento o non si fa, il problema si fa e si parla tanto, ma purtroppo siamo l'Italia delle sperimentazioni e non riusciamo mai ad avere un governo stabile, perché pure i nostri governi sono molto flessibili, molto mutevoli, che ci stabilizza, che ci fa una norma. Perché non c'è neanche il dovere, la necessità di accreditarsi per fare orientamento, mentre per gli enti di formazione sì, per quelli di orientamento no. E quindi naturalmente tutto ciò è il caos. Se voi dite a ognuno, mi dai una, io lo vorrei fare con voi questo esercizio, scrivete su un foglio che cos'è per voi l'orientamento
eppure siamo tra esperti, tra persone motivate a questo, mi dareste? Siete 11, 7 definizioni diverse, perché qualcuno che lavora insieme si mette d'accordo. Ok? Bene. E quindi non è che non c'è, ce n'è tanto. Io vi posso assicurare che ci sono delle splendide cose di orientamento in Italia. Basta pensare al Piemonte, al Veneto, all'Emilia Romagna. Sì, ci sono veramente delle belle cose, però rimangono proprietà privata di quell'ente, quasi per una sorta di gelosia organizzativa e professionale, che si capisce, perché fino a quando non è tutto regolamentato c'è legato anche un interesse di soldi, ragazzi, parliamoci chiaro, e quindi naturalmente ognuno si tiene quel suo pezzo, un po' perché proprio poi non ci sono i finanziamenti. Lo stesso rapporto orientamento che ho fatto per una fatica per 3 anni, con la valigia per 3 anni, sempre al seguito, mi chiamavano la donna con la valigia. Io da Milano arrivavo a Palermo, perché era una cosa naturalmente da andare nei territori, poi ho fatto tanti focus group, vabbè, è stata... Non ci sono stati più i soldi per finanziare il progetto. In un momento in cui tra l'altro ci volevano meno soldi, perché era già tutto a regime, la banca dati era già tutta costruita, serviva per aggiornare. La ricerca purtroppo è stata una delle cose che è stata proprio mazzolata alla grande. Quindi, giusto per fare degli esempi, se no uno sembra che sta a parlare male degli altri, no, no, sto raccontando come è fatto un sistema, il nostro sistema italiano rispetto a una serie di cose. Bene, un altro aspetto è che l'operazione di confronto che mette in relazione la domanda del mercato del lavoro con le attitudini e gli interessi oggi è superata. E perché è superata? E l'abbiamo detto prima, non basta. Io so che oggi Giancarlo, il collega Tanucci, vi ha fatto un po' una storia dei vari modelli legati all'orientamento. Questo è stato un modello che è sempre stato, diciamo, quello che si faceva quando appunto si andava dai salesiani o comunque nelle università, si dava una batteria di test. Si descrive il profilo, un profilo fatto soprattutto in base alle attitudini, alle tue attitudini, e tu quindi tu vai a fare matematica oppure tu vai a fare italiano. Oggi naturalmente non esiste più una cosa di questo tipo per diversi motivi. Uno è un motivo anche scientifico, perché una persona non ha solo un interesse, ma ne ha tanti, e tra l'altro spesso cambiano nel corso della vita. Ma a prescindere da questo, la domanda del mercato del lavoro non ti chiede quello, ma ti chiede di adattarti a una serie di compiti e pensioni. Quindi questo modello qui, perché prima l'orientamento era fondamentalmente fatto così, e anche oggi spesso si trova una modalità operativa di questo tipo, sebbene a livello teorico si professi tutt'altro. Mi seguite? Voi, se non è chiaro qualcosa, mi fermate, perché io tendo, poiché ho voglia di raccontarvi molte cose, tendo a parlare in fretta, a dirvi tanto e magari dopo è scontato delle cose che invece scontate non sono. Posso farmi una domanda? A proposito di cose lanciate così, che però mi hanno messo curiosità, ha parlato del fatto che all'inizio, quando è entrata in ISPOL, ha fatto ricerca sulle aree del cervello attivabili, eccetera, nella scelta delle professioni. Siccome ho notato nella piccola esperienza che noi psicologi godiamo di una fama anche un po' di capironi, di cialtroni, che quando invece parliamo di dati scientifici quali attivazione di aree del cervello, l'attenzione diventa un po' più consistente, se ci fossero 5 minuti dopo anche un breve quadretto su quella che è questa ricerca. Sì, no, in realtà io ho lavorato sugli emisferi cerebrali, io vengo dall'università. Sono entrata in ISFOL per vari motivi, che appunto già quando mi sono laureata io erano anni molto pesanti dal punto di vista di disoccupazione giovanile e quant'altro. All'università io lavoravo sugli emisferi cerebrali per degli stili cognitivi, era una ricerca adesso che non c'entra niente con l'orientamento. Sono entrata in ISFOL perché ho partecipato a questo concorso, ho vinto quel concorso, però occupandomi di altre cose, e ve lo dicevo questo
per dire come si possono trasferire le competenze diverse, e lì mi è venuto questa io studiavo gli stili cognitivi di elaborazione delle informazioni, per esempio il riconoscimento di volti, su che cosa avviene? Al tachistoscopio proprio, studi sperimentalissimi, quindi tu come riconosci un volto sulla base di insomma varie strategie cognitive, e lì mi sono giocata sta cosa, ma nella scelta e nel successo delle professioni, quali sono gli stili cognitivi che si mettono in atto? Per esempio, una persona che ha uno stile cognitivo dipendente dal campo forse è più portata a fare professioni di tipo sociale, questo per dire come poi no, la trasferibilità delle competenze, non perché io abbia fatto in ISFOL una ricerca sugli emisferi e quando me la finanziava, cioè no pensavo fosse un altro metodo di no. Naturalmente non voglio dire che non sono importanti l'indagine sugli interessi e le attitudini, perché sicuramente rappresentano azioni rilevanti nel processo dell'orientamento, ma è necessaria un'interrogazione, un'integrazione con altre variabili. Tali azioni praticano una scarsa o nulla modificazione nel soggetto, sia a livello cognitivo sia a livello affettivo, contraddicendo così alcuni dei postulati culturali fondamentali dell'impostazione attuale. Se io continuo a lavorare su alcune dimensioni che sono di natura squisitamente cognitiva, io difficilmente posso applicare un mutamento, quindi devo trovare delle altre variabili su cui poter lavorare. Mi seguite? Che io do un test di intelligenza, che si è sempre fatto, ok? Ho un test di personalità ad un ragazzo per orientarlo, ma mi volete spiegare a che cosa serve? Prima di tutto è una cosa troppo psicologica e quindi non sconfina con la terapia e non va bene, perché sto facendo orientamento. E in secondo luogo, non è una variabile su cui io posso lavorare, perché non è una variabile mutevole, flessibile, è una variabile che è strutturata della nostra personalità su cui io posso fare poco. No, allora, no, questo... Sì, allora. Sì. In Italia c'è una. Io anche sono una psicologa, ma sono contrarissima a questa visione. Tant'è vero che sono fortemente in scontro professionale, perché poi, da un punto di vista personale, con Soresi, che il primo. La prima persona, lui pensa che lo psicologo debba essere. Che l'orientatore debba essere uno psicologo. Io, come vi ho detto prima, noi non usciamo e non avremo una nostra dignità scientifica fino a quando non sarà istituita culturalmente scienze dell'orientamento, che dentro ha una serie di competenze diverse. Io questo l'ho visto sulla mia pelle, sul mio gruppo di lavoro. Io nel mio gruppo di lavoro ho necessariamente bisogno di avere delle competenze psicologiche sicuramente, ma devo avere anche delle competenze di economia, delle competenze di giurisprudenza, normative. Devo avere un mix di competenze, che poi fondamentalmente sono queste: giuridiche, economia, psicologia e pedagogia, sì, e sociologia anche, ok? Se no non faccio bene neanche una ricerca, perché mi perdo dei pezzi. E in Italia c'è stata una tendenza, ci sono state due scuole di pensiero. Una scuola di pensiero che ha fatto capo a Soresi,
che pensa che appunto, che secondo me Salvatore è bravissimo, ma anche lui di orientamento poi è uno che si è avvicinato dopo all'orientamento, era anche uno che diceva che bisognava usare i test e basta, e adesso ho visto le ultime relazioni in cui dice no, il qualitativo, la storia di vita, quindi ecco, e c'è questa scuola di pensiero. E invece c'è stata un'altra scuola di pensiero che ha fatto capo all'ISFOL e che ha visto con ISFOL Maria Luisa Pombeni, Tanucci, Avallone, Quaglino. Tutta la Pombeni, cioè, ahimè, abbandonati, tutto quest'altro finale, un po'. No, è quello che sta andando alla grande ora, è questo che sta andando alla grande negli ambienti politici. E anche la di Fabio, che è una mia carissima, assolutamente. Allora, un conto è distinguere il counseling, perché nel counseling tu devi avere, non voglio dire che devi essere uno psicologo, ma devi avere delle competenze psicologiche altissime, non ci sono dubbi. È evidente che chi fa orientamento e ha a che fare con la persona devi avere delle competenze, perché puoi pure non essere uno psicologo, ma o fai un corso e le implementi, o le hai acquisite sul campo, perché poi molte volte si acquisiscono sul campo. Quindi quelle per fare counseling, bilancio di competenza, counseling, là ci vogliono per forza. Per il resto no. E non è quella l'unica funzione. E ci arriviamo. Non è quella l'unica funzione. E non è vero invece. Il mondo scientifico si sta italiano. Rimane solo Salvatore Soresi, che pure si sta ammorbidendo, ma rimane adesso, se tu vedi, tutti i master che si sono fatti non sono per psicologi, ma sono per una serie di professionalità. Quindi questo dimostra che in realtà si sta invece, è un'impressione la tua, ma io che ci sto dentro ti posso assicurare che invece la tendenza maggiore è quella di una pluralità di competenze, e quindi sarebbe meglio avere un orientatore che abbia proprio un suo percorso. Però stando il fatto che oggi non è così, perché non è così, comunque il riconoscimento, si sta lavorando per esempio per il riconoscimento, speriamo che ce la facciamo con questo governo, della figura della professionalità dell'orientatore, e ti posso assicurare ci sono nel gruppo, che è assolutamente non è assolutamente quella dello psicologo, è una cosa che è andata, non è più così, rimane comunque un certo numero di persone che ritiene che appunto siano pregnanti quelle competenze, ma l'idea che va per la maggiore non è quella. E gli studi di Maria Luisa Pombeni li abbiamo fatti insieme con ISFOL, tutti i modelli di professionalità sono stati pubblicati, e anche questo trovate sul sito dell'ISFOL, proprio il modello di professionalità degli operatori di orientamento, che prevede 4 specialità. Ora non vi posso dire tutto nel giro di poche ore, però insomma questo sarebbe un'altra cosa molto importante, ma penso che un po' Giancarlo oggi ve l'ha detto, lui anche ha fatto parte del gruppo di lavoro ISFOL sulle figure professionali, dove abbiamo fatto un modello di sistematizzazione, non è che ci inventiamo chissà che, però abbiamo di fatto razionalizzato delle funzioni, perché la funzione non è solo quella di consulenza, anzi, se vi posso dire la verità, la consulenza orientativa di fatto si fa raramente, perché le persone oggi, o perché hanno bisogno di lavorare, o perché sono NEET, o perché sono immigrati, o perché sono, insomma, hanno una fretta, una necessità, il problema che ti portano è: devo trovare lavoro, devo sfamare 3 figli, quindi non hanno neanche il tempo e la testa per fare un counseling lungo, ma vogliono un orientamento, anche se di secondo livello, ma non counseling. Quindi la funzione oggi è più quella di accompagnamento, ma di tutoraggio, ma questa funzione
tu devi essere un conoscitore del tuo territorio, devi sapere come funzionano le aziende, devi fare protocolli con le aziende, quindi tu, oppure devi conoscere bene l'apprendistato, come funziona l'apprendistato di primo livello, di secondo livello, chi te lo può fare. Quindi devi essere un conoscitore di tutta un'altra serie di cose che vanno molto al di là dell'aspetto psicologico, perché tu puoi pure fare un counseling, ma dopo devi finire con un progetto. Mettiamo che tu fai un bilancio di competenza o un counseling orientativo, perché quella persona te lo chiede, tu gli fai il counseling, alla fine finisci con un progetto. Quel progetto prevederà o che tu devi fare un tirocinio, o che tu devi fare uno stage, o che tu devi fare un percorso di formazione, o che tu devi entrare in un mondo del lavoro, in quella, e ci deve essere il seguito, perché se lo fermi così, che hai fatto? Ricordiamoci sempre che non stiamo facendo terapia psicologica, ma stiamo facendo orientamento. T'ho convinta? Non mi sembri convinta. No, no, perché comunque la sigla in Italia che l'ha riconosciuta è la sigla. Eh? Quella che risuona è la sigla. Sì, ma te ne, sai quanti iscritti c'ha la sigla? 70. Gli orientatori in Italia, c'è una stima che noi abbiamo fatto col rapporto, che sono tipo 2500. Che ci avete, una caramellina, qualcosa? La frutella, sì, sì. La menta. Alla menta è meglio. Capisco, mi sento anche in un'altra. Ma sì, lo sapevo. Ecco. Grazie. E che stavo dicendo? 2000, più di 2500. Lo sai quanto ne associa la SIO? 70. Lo sai chi sono? Tutti professori universitari. Ah, ho visto anche dall'ultimo modello di iscrizione, perché non fai tempo, sono iscritto. Però l'ultimo modello di iscrizione. No, hai fatto male. Non ti devi iscrivere. La Maria di Fabio è uscita. Da lì è in scontro pazzesco con Soresi, quando ha capito com'era. Io ad esempio mi sono iscritta quest'anno, ma per partecipare al congresso che c'è stato a febbraio a Milano. E poi infatti lì mi sono sentita un attimino un pesce fuori d'acqua, perché erano tutti psicologi, poi il taglio dei convegni era molto appunto sulle ricerche, sugli esperimenti. Ora però, interessante, però sia ben chiaro, per carità di Dio, voglio dire, ma poi ognuno la può pensare come, cioè può darsi pure che, però comunque queste associazioni, ma non è solo la SIA, in Italia abbiamo 5 associazioni diverse, una peraltro è pugliese. Proprio di Bari. Come si chiama? No. Assitor. Non so perché ne parlava Tanucci oggi. Psicologia del lavoro, la SIPLO. No, la SIPLO è la società di psicologia dove dovevo andare a Bologna al convegno. Comunque in Italia ci sono 5 associazioni diverse. In tutto associano sì e no 600-700 persone. In totale, quindi vuol dire che poi i nostri orientatori, i nostri professionisti dell'orientamento non si sentono che queste associazioni veramente le proteggono. Quindi di fatto io mi ricordo per esempio quando non c'era l'albo degli psicologi, c'era la SPI, Società Italiana di Psicologia Italiana, sto parlando di tanti anni fa, ma noi eravamo tutti associati, era quasi perché comunque avevamo un riconoscimento. Adesso invece c'è quella di Leonardo Evangelisti, di associazione, ora non mi vengono in mente i nomi, c'è la io di Soresi. È tracollata, perché appunto poi comunque le persone si devono iscrivere, devono pure pagare una quota associativa, ma non si vedono. E infatti. Poi ultimamente, chiedo scusa, forse non c'entra niente, però ho come la sensazione che queste associazioni vadano un po' avanti anche per la questione delle certificazioni delle competenze, perché sembra quasi che se non sei associato a qualcuno non hai delle competenze che siano certificate, tra parentesi, il che è un'altra cosa che io non condivido. No, ma poi anche perché non hanno, non le possono certificare loro.
quindi non hanno, ecco, per esempio, è quello, cioè non, il compito di certificare le competenze spetta agli enti locali, alle regioni, quindi non le posso certificare né, né io come ISFOL, né Evangelista, né Batini, né, perché quello spetta, è un compito proprio, è una normativa, è legge, non si può. Va bene, allora, quindi le azioni di arrendamento acquisiscono valore se inserite in un modello integrato in cui sia valorizzata la componente formativa in grado di favorire modifiche cognitive e di sviluppare competenze necessarie per auto-orientarsi. Questa è una cosa di cui vado molto fiera, perché come nella formazione c'è stato, nella storia della formazione c'è stato un susseguirsi di fase, no? Dalla formazione imitativa, che era il mestiere, te lo insegnavano nella bottega, a quella integrativa, ti manca una competenza, te la integro, no? Fino ad arrivare alla formazione psicosociale, che ha un obiettivo maturativo. E io ho lanciato l'idea, ovviamente fortemente sostenuta dagli studi, anche l'orientamento deve avere una funzione maturativa, e devo dire che questo è stato accettato dall'intera comunità scientifica internazionale. Siamo in una fase in cui anche l'orientamento ha visto diversi passaggi storici, adesso l'orientamento deve essere maturativo, cioè deve far sì che deve favorire lo sviluppo di quelle competenze che servono poi per poter decidere da sole un'autonomia, perché altrimenti, poiché io mi troverò davanti una vita piena di transizioni, io non posso andare sempre dall'orientatore, io devo essere educato precocemente, dovrei essere educato da bambino. Voi lo sapete che i bambini non sanno descrivere il mestiere dei loro genitori e lo descrivono sulla base di due variabili. Che lavoro fa tua mamma? La tua mamma è un lavoro molto difficile perché sta tanto tempo fuori casa, oppure è un lavoro molto difficile perché è molto lontano. I bambini descrivono le professioni, non hanno, nel nostro paese non c'è la cultura del lavoro e quindi i bambini non conoscono le professioni. Bisognerebbe intanto cominciare, no, a fare giochi anche su questo. Il gioco è classico, il gioco del dottore, ma voi avete mai visto un bambino che gioca a fare l'architetto, l'ingegnere? Ecco, bisognerebbe fare, per esempio, la Francia, gli strumenti che sono delle carte con cui si fanno proprio giochi dei mestieri, no? Nella città dei mestieri. E questo ce l'abbiamo anche in Italia, ma in via sperimentale. Ora io vi do una definizione di orientamento a cui io tengo tantissimo voi dovete sapere che dopo tanta, appunto, turbolenza e fervore realizzativo che abbiamo avuto nel nostro paese, dove appunto c'è stato di più. Quindi non è che è venuto a mancare l'orientamento, quello che è venuto a mancare è stata una razionalizzazione e una sistematizzazione degli interventi, cioè un portare a sistema, ma di progetti, sperimentazioni ne sono state fatte tante, troppe, a volte ridondanti, a volte molto belle, a volte molto brutte, a volte dove non c'era un linguaggio comune. Voi, se parlate di bilancio di competenze, tutti quanti gli enti dicono di fare bilancio di competenze e poi ti dicono quanto dura il bilancio di competenze, 4 ore. Il bilancio di competenze non può durare meno di 16 ore, quindi perché è arrivato il momento di mettere a sistema, cioè vuol dire di far sì che si passi dalla sperimentazione al servizio. Devo dire che, sollecitata dagli studi proprio del rapporto orientamento, la nona commissione delle regioni, voi sapete che cos'è? Allora, il coordinamento delle le regioni sono riunite in un coordinamento, ok? Quindi ogni tanto, ognuno fa per fatti suoi, per carità, però c'è di fatto come organo politico, un organo politico, un coordinamento delle regioni che ha una presidenza, e
che cambia, ogni 3-4 anni cambia, no, 5, ogni 5 anni cambia, e le regioni si accordano su una serie di cose, come costruire i ponti, le ferrovie, le strade, insomma, varie, la sanità, tra queste anche la formazione e l'orientamento. E questi ambiti sono divisi in commissioni. La nona commissione è quella che si occupa di lavoro e di formazione, quindi di orientamento, quindi ha a che fare direttamente con quello di cui stiamo parlando. La nona commissione, che è presieduta attualmente dalla Regione Toscana, quindi la Regione Toscana fa da presidente e raccoglie tutti gli assessori che si occupano di formazione, di lavoro. Per voi ci sta la Sasso e Gentile in nona commissione. Allora, sollecitata da questi studi, è scritto proprio, e quindi dall'esigenza di creare sistema, e sollecitata naturalmente anche da una certa domanda che veniva dall'Europa, la nona commissione ha finalmente approvato in conferenza unificata. Io mi ricordo che ero a Firenze e mi hanno telefonato dalla conferenza unificata: auguri, è stato approvato, manco fosse mio. Ricordo hanno approvato ottobre o a novembre, sì, sì, sì. È stata approvata il 20 dicembre del 2012 un accordo sull'orientamento permanente. Ok? Questo lo dovete sapere, come proprio è una cosa che dovete mettere anche sul vostro sito, Il 20 dicembre del 2012 è stato approvato in conferenza unificata. Sapete che cos'è la conferenza unificata? Quindi è una cosa politica, non è legge, ma è comunque è la prima volta. Questo accordo, oltre a fare premesso che in Italia c'è una grossa frammentazione di attività, che queste le cose che si dicono nel rapporto, considerato che eccetera eccetera, si sanzisce che la prima cosa che è stata data è una definizione di orientamento, che non può essere ignorata, perché comunque ora tutti dovrebbero rifarsi, dovrebbero, perché comunque non è che tu puoi fare una legge con una definizione, dovrebbero rifarsi a questa definizione di orientamento. E poi l'accordo va avanti dicendo, istituendo un gruppo interistituzionale sull'orientamento presso la conferenza unificata, quindi dalla nona commissione delle regioni si è spostata in conferenza unificata, che è ancora più rilevante politicamente, perché non è solo le regioni, ma sono i comuni, i ministeri, ci sta il ministero del MEF, il ministero dell'istruzione, il ministero del lavoro, ci sono i comuni, c'è l'ANCI, ci sono le regioni, perché vabbè, è stato promosso dalle regioni, ma ci sta anche la Camera di Commercio, ci sono una serie di attori istituzionali. Io ne faccio parte non di questo, perché sono la mia natura è tecnica, ma mi chiamano perché sono un'esperta, sia nell'accordo, nella scrittura, nella definizione dell'accordo, sia diciamo ora, perché questa commissione, quindi questo gruppo interistituzionale, ha due compiti: quelli di scrivere le linee guida sull'orientamento e quelli di definire gli standard di qualità di servizi e professionisti. Per questo ti dico, so molto bene come va la faccenda dei professionisti, ok? Naturalmente questi sono standard che vengono poi, verranno a loro volta approvati in conferenza unificata, e quindi poi tutti gli enti a cascata dovranno rifarsi a queste linee guida, a questi standard. Naturalmente il percorso è lungo, perché voi capite bene che messi tanti soggetti intorno a un tavolo ci sono molte cose di cui tener conto, perché la condivisione è la cosa più importante. Per arrivare a questa definizione è quasi quasi scorso il sangue per mettere d'accordo l'istruzione, la formazione, le università, perché finora vengono da un
prassi in cui ognuno ha fatto il bello e il cattivo tempo a casa propria, così come voleva. L'idea ora, ovviamente, di essere ricondotti a delle linee guida generali può fare paura, magari è solo una... poi, insomma, invece il vantaggio è maggiore della paura, però può creare delle incertezze, conflitti di interesse e quant'altro, per cui... E poi effettivamente vi assicuro è difficile scrivere le linee guida sull'orientamento, cioè io mi ritengo un'esperta di orientamento, credo di avere contribuito almeno in Italia allo sviluppo dell'orientamento. Sì, infatti, poi ecco, però tuttavia scrivere le linee guida è veramente complesso, cioè dici Madonna mia, da dove inizio? E lì pure no, ci vogliono delle competenze di altro tipo che prescindono da quelle della ricerca. Quando vi dicevo come è cambiato il mio lavoro, è diventato più un lavoro politico che non di ricerca. Bene, io tengo moltissimo a questa definizione e spero veramente che tutti quanti ne tengano conto. L'accordo lo trovate sul sito del governo, quindi è un accordo istituzionale che potete scaricare. In quella stessa data sono stati fatti anche l'accordo sull'apprendimento permanente e sulla certificazione delle competenze. La definizione di orientamento, su cui ora spenderò l'ultima ora che rimane, se basta, è una definizione importantissima che segna veramente, io ho scritto un trafiletto in inglese per la newsletter inglese e della commissione, della comunità scientifica, non della commissione, in cui proprio l'ho intitolato finalmente in Italia si volta pagina. Perché questa definizione di orientamento non è una definizione una tantum, ma dentro degli assunti culturali fondamentali che fondano la scienza dell'orientamento. La leggiamo. È un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative. Ora non vi voglio fare un pippone culturale, però così convinta come sono che l'operatività e le pratiche professionali devono essere ancorate a e devono avere una validità culturale e scientifica, alcuni assiomi che sono dietro questa definizione ve li devo proprio dire. Innanzitutto, l'orientamento è definito un processo e questo non è a caso. Un processo ha insito in sé alcune concezioni culturali molto forti. Innanzitutto il processo, per chi conosce la consulenza di processo e chi è psicologo del lavoro e delle organizzazioni l'ha senz'altro studiata, è una cosa che non dà consigli, è un processo, non ha inizio, non ha fine, non è che dà consigli, finalmente non è detto è un aiuto, un sostegno, un suggerimento, è un consiglio, ma è un processo, il processo che chiama in causa almeno due persone, consulente e cliente, che agiscono congiuntamente tutte e due, perché il consulente è bravo perché naturalmente è padrone della materia, ma il cliente non è l'ultimo venuto perché è conoscitore delle sue esigenze, delle sue potenzialità, bisogna solo sostenerlo per farle e dargli gli strumenti per farle uscire fuori. Ci siete? O mi sta venendo l'influenza, o è perché parlo con troppo fervore. Il processo ha insito anche un altro assioma culturale, che è quello di lifelong. Ci siamo? Due concetti culturali molto importanti. Badate bene. Quando io dico lifelong, non mi riferisco che la persona deve fare orientamento per tutta la vita,
non sia mai, o come voi dite in Puglia, mai sia. Abbiamo perso come orientatori. Il lifelong si riferisce ai luoghi e ai tempi, cioè i servizi di orientamento devono prevedere di poter intervenire a qualsiasi età, in qualsiasi contesto. Ma non che la stessa persona, perché io a 16, a 10, in ambiente scolastico, formativo, a 50, lavorativo, possa avere bisogno, o perché costretto da transizioni oggettive, perché l'azienda ha chiuso, perché mi dicono che devo cambiare ruolo, come me l'hanno detto 2 anni fa, che da dirigente di area politica per l'orientamento, dove stavo tanto bene, ero così felice, mi hanno messo, secondo loro, per una promozione a fare il coordinamento tecnico-scientifico di un dipartimento. Vabbè, questa ora è una cosa personale, ma per dire, a qualsiasi età tu puoi avere, o per transizioni oggettive, cioè imposte da un certo sistema, o psicosoggettive. Io posso volere cambiare lavoro, posso decidere di dire io da ora in poi voglio fare il consulente, non voglio più lavorare nella pubblica amministrazione, e quindi mi voglio vedere di farmi un bilancio di competenze per vedere se ce l'ho questa possibilità. È legittimo? Ok, quindi nel tempo, che quindi da 10 a 65 anni, perché sono ancora, ho ancora speranza di vita di altri 20, posso voler dire i miei figli sono grandi, posso voler dire io voglio trovare un lavoretto? Quindi nell'arco, nel tempo, ma anche nei luoghi, quindi nella scuola, questo vuol dire lifelong, mi seguite? Non che la stessa persona fa orientamento ogni giorno. Noi abbiamo vinto la nostra battaglia quando il cliente non bussa più alla nostra porta. Questo ricordatevelo. E questo sono due assiomi molto importanti, e abbiamo anche sfatato qualche mito, qualche pregiudizio. Volto a facilitare la conoscenza del sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento e delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà. E qui c'è un assioma culturale che proprio cambia la storia dell'orientamento. Perché per molto tempo, e ancora lo sento dire, la centratura è sul soggetto, l'importanza è il soggetto centrale, tutto deve essere personalizzato, orientamento, formazione, la centralità del soggetto, le tue aspirazioni, i tuoi bisogni, le tue motivazioni, i tuoi interessi. Balle! Io non sto facendo terapia, e anche lì avrei dei dubbi. La centratura deve essere non sul soggetto, ma sul soggetto in relazione col contesto di riferimento, e la dobbiamo smettere di dire ai nostri ragazzi basta che ci metti la passione e puoi fare tutto, perché non è vero, non è vero. E poi non ci dobbiamo meravigliare se poi i nostri giovani aumenta la droga, aumentano le malattie psicosociali, perché quando io gli ho detto è tutto uguale, fai qualsiasi cosa, purché tu ci metti la passione, studi, puoi fare qualsiasi cosa. E quel poverello ci ha messo tutta la passione che teneva, tutta la buona volontà di quel che poteva. Si è laureato in tempo, ha fatto di tutto, ma il regista non è riuscito a farlo e sta facendo il commesso, perché quello si troma. Che cosa gli vogliamo dire a questo ragazzo? Che pure ce l'ha messa tutta la passione. No, non è giusto, non è eticamente corretto. Io devo sempre tenere presente il contesto di riferimento. Ma voi direte, questa professoressa è venuta da Roma a dirci che allora non è più legittimo sognare. Certo, è legittimo sognare. E io non voglio mica togliere la speranza e la possibilità di sognare, ma voglio che questa speranza e questo sogno
si inseriscono in una progettualità che tenga conto di quello che è il contesto. Noi abbiamo fatto un lavoro bellissimo che si chiama Pensare il futuro, dove l'abbiamo fatto addirittura con i disoccupati, partendo dal sogno e arrivando a un progetto. Ma un progetto, io non te lo voglio togliere la legittimità di sognare, però tu devi sapere che cosa c'è, perché non dipende solo da te, perché tu devi sapere che dipende da questo, da questo e da quello, e che ti potresti trovare nella condizione che invece di fare il registro, magari i primi tempi, tu lavorerai in una casa di produzione. Mi seguite? Io faccio orientamento. Ma poi, signori miei, ma voi vi volete togliere il contesto? Noi oggi abbiamo mangiato orecchiette con i friarielli. Ma se stavamo a Milano, mangiavamo il risotto alla milanese. Ma se voi dovete preparare una cena a casa vostra, la fate in base a una serie. Avete voglia di mangiarvi il tartufo? Ma il tartufo non ce l'avete, costa troppo, non sapete dove trovarlo? Vi accontenterete di una frittatina con i funghi champignon. È vero o non è vero? Il contesto è sempre presente ed è giusto che sia così. Quindi è importante dare al cliente che teniamo di fronte questo. È come quando vengono con problemi di lavoro, ma io questo capo non lo sopporto, come posso fare? E la consulenza ti dice, tu devi imparare, chi ha studiato questo lo sa, io ti posso insegnare a come gestirlo, ma tu il tuo capo te lo tieni. E se lui ti tiene una cosa, te lo devi tenere e la devi fare anche. Poi io ti posso insegnare ad avere gli strumenti per poter gestire ed affrontare questa cosa, essere reattivo e non subirla, perché questo non è giusto, ma è, questa è una cosa importante. E questo fa la professionalità vera di un orientatore. Quando viene il ragazzo che si vuole iscrivere alla Bocconi, ma il padre fa l'operaio e non gli può pagare l'iscrizione, che cosa gli diciamo? Oh, non è giusto, non è giusto, dobbiamo vedere assolutamente come fare per andare. No, la verità è questa, che tuo papà non ti può pagare la Bocconi, è ingiusto, ma è così. Quindi questo che significa? Che tu quindi non devi perseguire più quel sogno ad andare alla Bocconi? No, perché ci sono delle altre strade. Perché tu, per esempio, ci puoi andare lo stesso, però lavori. Ovviamente questo ti comporterà, è chiaro, tu non ti potrai laureare in 5 anni. Già è difficile laurearti in 5 anni alla Bocconi se è solo quello. Lavorando tu ci metterai 10 anni. Però tu hai una cosa in più. Quindi ne hai una in meno, ma neanche in più. E sai qual è? A parte il fatto che tu avrai maturato un sacco di competenze in più perché nel frattempo avrai lavorato, ma tu hai una cosa che è grandissima, il grado di libertà. Perché mentre quel figlio a cui il papà ha pagato la Bocconi, se malauguratamente dovesse rendersi conto che ha sbagliato scelta, perché signori, si basta, anche questo, si può pure sbagliare, non è che ci dobbiamo tagliare le vene, si può cercare laddove si è ancora in tempo, no? Di attivare delle altre cose. Mentre quel ragazzo là ha un ricatto morale enorme, ed è dimostrato proprio da studi che l'hanno fatto, non è che lo sto dicendo così per dire, tu hai invece un grado di libertà infinitamente più grande, perché tu puoi fare i conti soltanto su te stesso. Questa è la prospettiva. Te la senti o no? Ne vogliamo studiare una seconda? Perché l'altra è, non vai alla Bocconi, mi seguite? Io sto facendo un processo, non sto dicendo tu fai questo, fai quello. Questa è una grande professionalità, è questo quello che devi avere. Quindi l'orientatore deve essere anche un conoscitore dei sistemi. Oppure, scusa, ti posso dire, sai che ci sta quest'altra università a Pavia, che non è la Bocconi, ma ti consente di avere una borsa di studio. E se tu sei in tempo, c'è anche questa cosa. E poi c'è anche quell'altro, perché questo è il nostro compito. Mi avete seguito perché dico che è importante il contesto? Siete d'accordo? La smettiamo di dire basta che lo fai con... lo sento ancora oggi ai convegni, da autorevolissime persone che sono naturalmente eccellenti nel campo loro di indagine, ma perché esiste questo pregiudizio culturale. Così mi riposo un attimo. Condivido quello che lui sta dicendo a pieno, perché diciamo che è un percorso che
sperimentato le mie personalmente. Infatti io col discorso, cioè il mio obiettivo era raggiungere laurearmi. Quindi ero iscritta inizialmente all'economia e commercio, poi però il discorso che mi sono sposata, non ho fatto avere i figli, quindi vedevo diciamo, il percorso di economia un po' lungo per via dei tanti esami, però non volevo lasciare, non volevo interrompere definitivamente l'università e sono andata alla ricerca di un qualcosa, magari scegliendo una facoltà, qualcosa che si inserisse nello stesso percorso di economia, che però mi abbreviava il percorso, e infatti ho scelto questo, mi trovo ad aver scelto scienze politiche all'indirizzo politico-sociale proprio per questo. Che cosa ho fatto? Durante il mio percorso di vita ho cercato di portare avanti, però raggirando, cioè trovando i modi, le maniere, giorno per giorno, periodo per periodo, il fatto di conciliare, quindi la famiglia, mantenere la famiglia, i figli, seguirli, accompagnarli a scuola, una serie di cose, però portando avanti sempre l'obiettivo. Allora, per esempio, quando erano piccoli, subito dopo che sono nati i miei figli, siccome erano tranquilli, cose, allora, nei momenti di tranquillità che loro riposavano, una volta che avevo messo a posto tutto, mi ritagliavo 2 ore di studio. La sera idem, la mattina mi svegliavo presto, cioè, però il mio obiettivo era quello, arrivare alla laurea. Infatti, gli obiettivi si possono raggiungere in molti modi diversi, l'essenziale naturalmente è il contesto, se lei non avesse avuto figli avrebbe fatto un altro percorso, no? Però quindi, nessuno mi ha detto devi fare così, certo. Oppure fai così, in questa maniera, adotta questo metodo che magari ci riuscirai, no. Cioè sono io che volta per volta, periodo per periodo, sono andata a, diciamo, ti ascolto. Fare su quei piccoli momenti. Perfetto, quindi lei ci ha portato un esempio proprio di quello che stavo dicendo io. Io lo dicevo da un punto di vista più tecnico culturale, lei ci ha portato un esempio pratico di vita. A questo punto, quindi, se noi condividiamo questo, perché poi c'è un altro problema, che la definizione e gli obiettivi dell'orientamento vanno condivisi. Non è che ognuno di noi può avere una definizione e un obiettivo, perché mentre le tecniche, quelle più ce ne sono e meglio è, bilancio di competenza, strumenti come questi, più ce ne sono, arricchiscono, no, la pratica professionale. Però sugli obiettivi e la definizione, ragazzi, dobbiamo mettere d'accordo, perché non si capisce perché la medicina ce l'ha, la biologia ce l'ha, tutte le scienze hanno una definizione e un obiettivo. Poi naturalmente le strade sono diverse, le tecniche sono diverse, no? A quell'obiettivo ci possa arrivare con 1000 strumenti, con 1000 cose, però l'obiettivo e la definizione devono essere condivisi. Allora, se noi condividiamo questa definizione fino a qua, cioè il processo, quindi il concetto di lifelong, il concetto che non esiste aiuto, sostegno, ma è un percorso in cui entrambe le parti prendono qualcosa dall'altro, perché anche il professionista prende dal cliente. Io mi ricordo sempre, faccio questa battuta giusto per alleggerire le cose, ho fatto un percorso di analisi personale a un certo punto della mia vita perché sentivo di volerlo fare. Mi sono scelta un tedescone, l'ho chiesto, voglio duro tedesco, e io gli continuavo a dire, ma lei è fortunato? Dice, perché? Dico, perché lei, facendo questo mestiere, impara un sacco di cose, perché per me è molto importante la conoscenza. Mi faceva lui, perché? Dico, come, perché? Lei aveva mai sentito parlare di ISFL, di orientamento? Adesso, conoscendo me, lei ha sentito parlare di ISFL, di orientamento? Io sono sicura che lei a casa è andata a vedere su internet, e così magari arriva un altro che gli parla, che ne so, di economia. Mi ricordo che facevo questa battuta per dire, di fatto, adesso ve la portavo come esempio, ognuno di noi, no, impara qualcosa. Io sembra che oggi non sto imparando niente, non è vero, perché anch'io sto imparando delle cose da voi, necessariamente, è sempre uno scambio. Allora, quindi, se condividiamo questo, anche le variabili cambiano, e naturalmente io devo studiare
saranno oggetto dei miei studi di orientamento, quindi della mia consulenza, della mia, di accompagnamento, della mia pratica professionale, quelle dimensioni che si pongono di confine tra me stessa e il mondo esterno. Quindi non andrò più a guardare l'intelligenza o le variabili squisitamente cognitive, perché non mi interessano tanto, no? Non perché io penso che quello non entri nella scelta, certamente che so che anche questi processi entrano nella scelta, ma non li voglio studiare, non li voglio approfondire, li voglio tenere da sfondo. Mentre quello che voglio invece io studiare sono tutte quelle dimensioni che si collocano nel confine tra mondo esterno e mondo interno. E quali sono? Il coping. Sapete tutti che cos'è il coping, no? Un modo di affrontare una situazione normale, problematica, ma non un lutto. Quella è la gestione dello stress, che è un'altra cosa. L'autoefficacia, gli interessi. Sono tutte dimensioni che stanno sempre, no? Voi sapete che per esempio il coping, voi potete avere una persona che sul lavoro è la persona che affronta la situazione prendendola proprio, arriva a casa, si mette in pantofole e non riesce a risolvere niente di familiare, no? Il mondo è pieno di questi esempi, o no? È la stessa cosa della leadership, no? Voi potete avere che una persona, addirittura oggi spesso si hanno più di un contratto perché uno non ce la fa ad avere, no? Un giovane oggi ha 2-3 contratti diversi, ma anche un'altra persona, una persona più adulta, potete avere che uno è leader in un settore e in un altro vi dite, ma non è possibile, io non avrei mai immaginato che questo fosse addirittura timido. Quante volte ci sono esempi di questo tipo? Perché? Perché, no, perché si vanno a incrociare, no? Come avviene nella leadership, dove prima addirittura si pensava che dal viso capivi se una persona è la leader o no. Invece tutte le teorie che riguardano, diciamo, tutti questi aspetti sono andati verso la dimensione di integrazione, cioè leader non si nasce e nemmeno si diventa, ma è l'interazione tra l'organizzazione di appartenenza e le tue, ovviamente, la tua personalità, il tuo modo di porti, che di te fanno un leader. Tant'è vero che puoi essere leader. Voi vedete dei ragazzi, per esempio, che nell'ambito amicale sono quelli che organizzano, sono sempre loro che spingono gli altri ad andare a cinema, venite a casa mia, eccetera. A scuola non spiccicano parole e sono timidissimi e non riescono nemmeno ad alzare la mano per poter parlare, mi seguite? L'importanza del contesto anche in questo. Esattamente, partendo da quello io non posso che essere una studiosa di queste dimensioni qui, i valori sono tutte dimensioni che cambiano a seconda del contesto ma cambiano anche nel tempo, voi sapete che per esempio il coping cambia molto, no? Man mano che si cresce si impara ad affrontare le situazioni attivamente. Voi sapete che il coping dipende dai contesti e dipende anche, per esempio, a molte differenze di genere. Quindi, e così è anche l'autoefficacia, e così è anche... Io ho un interesse verso queste dimensioni perché mi dicono qualcosa di come quell'individuo si relaziona con il contesto. Questo per me è più importante in orientamento rispetto a sapere la tua personalità o il tuo livello intellettivo. Mi interessa questo, tu come ti relazioni, quali sono i tuoi valori, senza metterci pregiudizi, perché se il tuo lavoro è, il tuo valore è io voglio fare soldi, va benissimo, è un valore come un altro, mi devo staccare dai miei pregiudizi, dai miei valori, e vuoi fare soldi e che ci sta di male, oppure voglio avere potere, voglio essere un manager, questa è la mia ambizione, e che ci sta di male, l'importante è che lo fai in maniera lecita ovviamente, ma sono valori descritti in letteratura, quindi ovviamente e su questi infatti noi abbiamo sviluppato una serie di strumenti, anche proprio test che trovate sul sito, sui valori, sull'autoefficacia, sul coping, sull'attribuzione, su una serie di che sono stati proprio standardizzati, validati. Sempre con l'accortezza che lo strumento è uno strumento, perché io non credo che l'orientamento si può fare con gli strumenti, ma
quando per esempio hai un dubbio, esatto, quando tu hai un dubbio per esempio, vedi che quella persona ha uno stile di coping parlandoci con un dovuto colloquio, facendogli fare un gioco di ruolo, di simulazione, ha un problema col coping e ti viene il dubbio, allora mi sta bene che tu prendi il test, perché quella è una misura oggettiva che ti può dire, ti può dare conforto, no? Perché poi noi siamo comunque persone e allora va bene, ma va bene perché è integrato in un percorso e quindi puoi fare anche una buona restituzione, altrimenti io non sono d'accordo. Certo, 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 va bene lo strumento, ma deve essere uno strumento, dice la parola, uno strumento. Una pratica professionale di orientamento di qualsiasi tipo sia non si può basare sulla somministrazione di strumenti, nemmeno l'informazione. Peccato che non ho tempo, perché vi vorrei proprio parlare, perché l'informazione oggi è una delle funzioni più difficili che ha un orientatore e non si può fare dandogli tutti quei volantini che trovano posto nel primo cassonetto dell'immondizia quando va bene, e se no fanno un danno incredibile. Mamma, ho scoperto la mia strada e voglio fare il cuoco, guarda quante possibilità mi dà, sta scritto tutto qui. Anche nel dare informazioni bisogna dare un'informazione che sia un'informazione che porti alla maturazione, e questo è l'altro assunto culturale su cui però spendo poche parole, perché ve l'ho già detto prima, perché maturazione vuol dire che deve essere una pratica professionale qualsiasi sia, anche nell'informazione, non solo nel counseling, anche nell'informazione. Io devo far sì da fare una così buona pratica professionale che fa sì che quella persona sviluppa le competenze per trovarsi l'informazione da sola, perché sennò viene sempre da noi, l'informazione invecchia, per trovarsela da solo, per poter essere attivo in un mondo in cui l'informazione invecchia velocemente, per poter andare per esempio a giurisprudenza piuttosto che architettura a parlare con il professore, oppure con un ragazzo più grande, oppure con un professionista che fa quello, entra in uno studio e dice: senti un po', ma mi dici quali sono le cose più importanti, come ci sei arrivato tu qui? È quella l'informazione data giusta. Fare dei laboratori come questi con 3-4 computer, porre un problema informativo. Devo cercare in Italia tutti i master che fanno orientamento. Come facciamo? Quindi non è che la sto dicendo rispetto al counseling, la sto dicendo rispetto a tutto. Solo se io ho fatto questa operazione, il mio cliente non bussa più alla mia porta. Perché? Perché riuscirà in autonomia a definire e ridefinire per questo processo lifelong autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, che può essere il tuo contesto di riferimento, può essere pure un altro contesto. Io voglio studiare moda, me ne vado a Parigi, ma devi sapere che quindi il tuo contesto non ti consente, oppure ti consente di arrivare solo a, e poi ci sta invece A più B più C. Elaborare o rielaborare un progetto di vita. E qui mi fermo all'altro assioma importantissimo, perché come vedete in questa definizione non ci sta lavorativo, ci sta di vita, perché non possiamo scindere il progetto professionale dal progetto di vita. Non sono più i tempi, non è più la condizione. Questo vale per tutti, ma vale in particolare per le donne, che hanno un più grande problema di conciliazione. Non che gli uomini non ce l'abbiano, perché ce lo cominciano ad avere anche gli uomini, perché comunque il ruolo del padre è cambiato, ma è cambiato anche il fatto che spesso dei giovani uomini sono soli, single, e hanno i genitori, e quindi è molto cambiato, però comunque permane sicuramente una complessità maggiore per le donne, e bisogna stare molto attenti che quando quella donna bussa alla porta del centro per l'impiego, magari dopo i 40 anni, perché vuole rientrare nel mondo del lavoro, dopo aver avuto figli,
e quindi ho bisogno di lavorare perché uno stipendio non basta, bisogna stare molto attenti anche a capire che cosa veramente ci sta chiedendo. Mi piacerebbe fare con voi un colloquio di analisi della domanda, perché spesse volte è più facile parlare di se stessi al professionale e non nascondere invece delle problematiche che sono di tutt'altro tipo e possono essere molto pesanti, molto molto pesanti. Il nostro compito deve essere quello di capirle, ma non di affrontarle, ma di rimandare a eventuali, e quindi da fare da filtro. Tant'è che le prime, più importanti funzioni che ha un operatore di orientamento sono quelle dell'orientamento di primo livello, che è la fase dell'accoglienza e la fase dell'analisi della domanda, perché a seguito di queste, che devono essere fatte benissimo e sono le più difficili, io devo decidere poi come proseguire o magari fare da filtro. E sulla base di questi poi faccio un patto di servizio. Mi seguite? Noi siamo quasi alla fine, per cui io mi trovo necessariamente a andare molto veloce su queste ultime slide, sulle quali poi mi fermo, perché avrei voluto invece farvi vedere un altro pacchetto con le funzioni, informazione, consulenza e quant'altro, ma i tempi, io però è un mio vizio, Io penso sempre di poter fare poi questo e poi quell'altro, eccetera, eccetera, perché la mia più grande gioia è quella di poter sapere che comunque le cose che uno fa non vanno disperse, ma che hanno poi, possono essere, trasferite in ambienti diversi. Non mi piace, per questo che poi ho anche auspicato questo passaggio università, perché vengo dall'università, io lavoravo in università, per questo che conosco tutti, Tanucci, e ci lavoro ancora, perché comunque essendo un ente di ricerca. Però a un certo punto ho avuto una grossa crisi, perché a volte la ricerca ti dà una sensazione di estraneità, no? Soprattutto in questi campi, in cui tu fai ricerca, la ricerca medica è già diversa, produci un libro e te lo metti nella scrivania. Però quel passo invece di dire, ma sì, io vorrei invece, io ho fatto dentro la foto, vorrei che venisse utilizzata però. Io ho messo a punto lo strumento sul coping, il bilancio di competenza, vorrei che venisse utilizzata, questo devo dire è una cosa che più mi fa più piacere sapere che il mio libro è stato letto poco, ma è stata applicata alla pratica negli ambienti operativi, che non vedermi citata, ecco. E quindi questo mi fa portare poi una serie di arrivo, vado, faccio. Comunque, per riepilogare, perché le cose ve le ho già dette, quindi posso andare veloce, perché ora quello che vi dirò è tutto ovviamente conseguenza di quello che ho detto fino adesso. Se noi siamo d'accordo su quella definizione di orientamento e ne condividiamo gli assunti teorici e culturali che sono fondanti quella definizione, allora l'obiettivo principale dell'orientamento è quello di produrre conoscenza. Sembra strano, no? Perché uno dice, ma come? Produrre conoscenza all'orientamento, in genere la matematica, la scienza, ma anche l'orientamento è una scienza, e quindi produrre conoscenza. Produrre conoscenza su chi, naturalmente? Su se stessi, sul mondo esterno, sul contesto, ma soprattutto su come io mi raffronto con quel contesto, perché questa addirittura è più importante delle due cose scisse, cioè ci sono io e ci sono il contesto, sì, ma qual è queste interazioni, io come mi confronto, ne ho paura, timore, o invece sono estroverso, l'affronto, questa è la cosa più interessante ed anche la cosa su cui io posso sviluppare dei programmi che modificano, perché voi sapete che se io ho un buon programma, noi l'abbiamo fatto, di coping, io posso modificare lo stile di fronteggiamento delle persone, soprattutto se sono giovani, mentre viceversa non lo posso, o quantomeno ci vorrebbe molto tempo, è un setting particolarmente complesso se volessi modificare un aspetto di personalità, giusto? Per di più queste sono le competenze che vengono richieste dal mercato del lavoro, la capacità di coping, di fronteggiare le situazioni, di risolvere i problemi, la flessibilità,
la progettualità, quella di fare un progetto, la gestione dello stress, perché viviamo in organizzazioni che sono stressogene, perché sono stressogene, perché sono tutte in crisi per vari motivi. Mi seguite? Quell'obiettivo generale di produrre conoscenza si può trasformare in alcuni sotto-obiettivi, tanti, ne ho identificati questi. Trasformare l'utente in committente, questo è insito in quella parola quando vi dicevo processo, no? Far sì che sia l'utente stesso il committente del suo percorso di orientamento. Rendere possibile il futuro lavorativo, pensabile il futuro lavorativo. Voi sapete che i nostri giovani, ma anche i meno giovani, anche qui mi piacerebbe riportarvi delle esperienze che abbiamo fatto, ma non ho tempo, i nostri giovani non sanno pensare il futuro, ma neanche anche le persone più adulte non sanno pensare il futuro, non sanno esprimere neanche, nemmeno un futuro vicino. Quindi questo bisogna invece insegnarlo, perché invece è possibile. I progetti professionali si possono fare. Progetti di vita si possono fare, si possono cambiare, si possono modificare e questo è una cosa molto molto importante, anche perché se tu rendi pensabile il futuro hai più concretezza sul presente, perché tu non puoi pensare il futuro senza pensare al presente. A volte è il timore che hanno i nostri giovani a non farli proiettare in un futuro. Io lo vedo, provate a chiederlo, ma perché non sai che cosa vorresti fare? Pensa, ma tanto perché tu sei stata fortunata, ma per noi non è così, tanto non c'è speranza. E quindi a volte il timore. Voi lo sapete che una ricerca che è stata fatta all'Università La Sapienza di Roma su un campione significativo di giovani, è volta ad evidenziare una serie di cose, tra cui le paure. Lo sapete che i giovani, che poi compresi da un'età universitaria da 18 a 27, 28 anni, hanno come prima paura la paura del lavoro, di rimanere disoccupati. La prima paura che hanno i nostri ragazzi, quindi a 18, 19 anni, è quella di non trovare lavoro. Tra le varie, un elenco di paure, la prima paura è quella, in una percentuale significativa. Segue la paura di non avere una vita affettiva, di non riuscire ad avere una vita affettiva, che è molto collegata. A seguire, sapete, la paura di ammalarsi. A 18 anni un ragazzo ha paura di ammalarsi, perché viviamo in un mondo che è così, in un mondo pieno di rischi, perché chiaramente se tu non sei soddisfatto, se tu non vivi una situazione di vita che mette insieme lavoro eccetera eccetera, corri questo rischio, tanto è vero che le malattie di lavoro sono aumentate, si parla tanto di benessere organizzativo. Infine, individuare le competenze possedute, quelle che possono essere acquisite e incrementate, ovviamente nell'ottica di un progetto di vita, e tradurre il pensiero in comportamento, perché l'altra cosa che noi non sappiamo fare, giovani e meno giovani, sì, vabbè, ma come lo atto io sta cosa? Ecco, questo è importante, identificare proprio delle tappe operative. E questo si può fare, nel bilancio di competenza si fa. Da ciò le dimensioni del modello ISFOL, che appunto in ISFOL abbiamo ovviamente un modello di orientamento, è quello che vi dico. Ora, la foto è un po' infantile perché in realtà l'abbiamo pensata, stiamo facendo una sperimentazione nelle scuole medie. E poiché non avevo né tempo né di rifarla, ho messo questa, prendendola da quell'altro, però è tanto il concetto che vale. Ecco, la nostra metafora è praticamente quella di questo viaggio, in cui i vagoni corrispondono alle dimensioni, tra virgolette, che si collocano più internamente, e invece le stazioni sono i servizi al tuo servizio, l'esterno che c'è fuori di te, sempre tra virgolette, che però è importante studiare in orientamento. Quindi da un lato ho gli interessi, i valori, il coping, lo stress e quant'altro, e dall'altro ho la famiglia, la scuola, i servizi di orientamento, il mercato del lavoro con le sue dinamiche e quant'altro. E quindi, se voi siete d'accordo, lascerei 10 minuti per le conclusioni di questo pomeriggio trascorso insieme, dove mi piacerebbe avere
anche un piccolo feedback da voi su cosa vi portate a casa, cosa vi piacerebbe invece di più approfondire. Io così mi riposo un po' e poi ci salutiamo, perché sono le 6:20 e ho paura di perdere il treno e non me lo posso proprio permettere. Chi vuole, naturalmente.